Buonasera, ben trovati, ben ritrovati soprattutto con questo appuntamento consueto, credo per me piacevole in compagnia vostra, in compagnia di tutti coloro i quali ci seguono e per voi spero sia altrettanto in compagnia mia di Bolaffi, ormai l'appuntamento del fine settimana, un appuntamento che ha visto tanti di voi seguirci, tanti di voi chiamarci, commentare le nostre proposte, confermare le bellissime proposte che andiamo a fare ogni venerdì. Veramente un saluto, un ringraziamento speciale. Il venerdì scorso una trasmissione meravigliosa, con tanta attenzione da parte vostra, con tante conferme che devo dire poi non fate mancare anche nelle trasmissioni del lunedì, del martedì, del giovedì, insomma tutti davvero ben presenti, e di questo ci fa un grande piacere e ci dà sempre più quell'energia, quello spirito per presentarci e per presentarvi le nostre proposte questa sera di carattere numismatico, cercando sempre di accontentare un po' tutti. E devo dirvi, faccio un piccolo annuncio di inizio puntata con una serata straordinaria, dove straordinaria, credetemi, spesso è un aggettivo che si utilizza per valorizzare, no, quello che si va a presentare. E devo dirvi che stasera è davvero straordinario, ne parleremo ampliamente durante le prossime 3 ore, siamo in diretta e quindi vi invito a seguirla, perché è veramente una anteprima, un qualcosa di mai visto, devo dire, per me, per voi, e quindi sono anche abbastanza emozionato, devo dirlo, nonostante sia tanti anni che faccio questo mestiere, quindi la serata è una serata di quelle che non si possono e non si devono perdere. Un saluto speciale se all'ascolto, lo faccio con una tirata di orecchie al nostro amico Alessio, e ci siamo, come sempre, last minute, è un piccolo messaggio in codice, ma che arriva a chi di dovere. Un saluto lo faccio a Cristina al centralino, lo faccio ad Alberto qui di fronte a me alla camera, Enrico pronto a muovere tutti i tasti in regia. E cosa dovete fare, cosa potete fare, lo sapete, ma lo vado a ricordare con piacere. Avete la possibilità di comunicare con noi attraverso la telefonia fissa, la telefonia mobile, quindi il numero 011 è il numero della diretta, lo chiamate, vi risponde Cristina e le ragazze del centralino per dare poi che cosa? Voce alle vostre richieste, alle vostre commenti, suggerimenti e conferme. Potete usare, se volete essere un po' più discreti da parte vostra, noi non disturbate mai, anzi ci fa piacere sentire la vostra voce, magari però per voi è più comodo un messaggio via SMS o un WhatsApp, potete usare il 342, quindi il nostro numero di telefonia mobile. Abbiamo anche un indirizzo di posta elettronica, devo dire che l'ho presentato qualche settimana fa, l'ho fatto con piacere, se ne parlerà sempre di più. tv@bolaffi.it, qualcuno dirà, vabbè Lorenzo, è un indirizzo di posta elettronica, cosa c'è da amplificare? Beh, in realtà quell'indirizzo di posta elettronica è un ulteriore strumento a disposizione vostra, perché vi permette in tempi anche non durante la diretta, quindi in cui c'è un dinamismo dei tempi, che è davvero molto, molto stretto, ecco, con calma di poter comunicare con noi, di scriverci. Quindi mandateci email per chiederci informazioni relativamente agli oggetti che avete visto, relativamente a oggetti che non avete visto ma che state cercando. Colleziono quel tipo di monete, ho una passione speciale per quel periodo storico, e quindi magari ci chiedete, molti di voi sono già collezionisti, mi manca quella moneta, quel francobollo, mi manca quella banconota, segnalatecelo. E perché no, ci adopereremo per darvi risposta immediatamente attraverso la nostra presentazione televisiva o direttamente. Quindi tv@bolaffi, un'arma in più per voi, per quello che poi sarà, e anche questo anticipo una piccola novità ma fondamentale, epocale, la nostra TV on demand, quindi questa richiesta che potrete fare proprio nello specifico di determinate monete francobolli, e che noi, quando vi farà comodo, vi presenteremo addirittura in diretta. E quindi anche questo è un servizio nuovo. Tutto questo dinamismo lo abbiamo grazie a voi, grazie alle vostre presenze, ai vostri commenti, perché noi preziosissimi, noi cerchiamo sempre di migliorare, l'abbiamo fatto per 20 anni circa, anzi 118 anni, attraverso la nostra rete vendita, attraverso i nostri negozi, da circa 10 anni anche attraverso lo schermo televisivo, che diventa
un mezzo con cui comunicare. Ancora qualche piccola istruzione d'uso, la conferma, ecco, io lo dico sempre, è un atto di assoluta priorità che potete avere nel dire quella moneta, quella collezione, quell'oggetto mi piace, vorrei approfondirlo, è una prenotazione, non è un acquisto, lo mettiamo da parte e poi ve lo porteremo a vedere nel luogo e quando vi sarà più comodo. Questo grazie alla presenza di 4 negozi sul territorio, abbiamo la sede a Torino col negozio e la boutique in via Cavour, abbiamo la bellissima presenza milanese in via Manzoni, che dire di via Condotti a Roma, e della ultima, ma ormai anch'essa con qualche anno sulle spalle, sede di Verona, trovato nel nuovo showroom di via Stella. Ma io sono in Sicilia, sono in Sardegna, ti chiamo dalle Marche, sono in Trentino, non c'è problema, abbiamo una rete di consulenti, non so se Enrico ce l'hai pronta, ready to go, quella bella fotografia che racconta, ecco, la forza vendite Bolaffi con tutto quanto lo staff ben in evidenza, con in centro, lo vedete, il nostro amministratore delegato Filippo Bolaffi, e a fianco i più attenti avranno riconosciuto Elena Sala, che saluto e con la quale conduco la trasmissione del lunedì. Bene, ho detto tante cose molto importanti, vorrei entrare nel merito della trasmissione con una sicuramente importante, con un importante annuncio, e questo annuncio lo voglio fare intanto facendo una piccola carrellata del nostro set e andando a vedere come questa sera potrete incontrare il piacere della storia attraverso belle selezionatissime monete romane. E adesso la nostra regia ci regalerà un bellissimo espositore in cui trionfano 3 importanti monete romane, una la prima a sinistra con un volto che farete fatica a riconoscere, ma che poi andremo immediatamente a individuare e a collocare storicamente. Andiamo a vedere in centro Nerone e un meraviglioso aureo romano dedicato al più grande, forse tra i più grandi, sicuramente i più importanti imperatori, cioè Traiano. Quindi parleremo anche di grandi monete romane. Abbiamo disponibili, sempre richiestissimi, stiamo esaurendo le disponibilità e siete voi a essere capaci nel sceglierli, i famosi e importanti testimoni della monetazione di Papa Francesco nei 2 nominali più piccoli come proprio valore, cioè 10 euro, con la presenza questa sera dell'esemplare del 2015, il 10 euro del 2015 e addirittura quello del 2014. Ricordo che si tratta di monete d'oro coniate dalla Città del Vaticano, con le loro confezioni originali, certificati originali. Abbiamo l'importante 2015, che comincio ad anticiparvi perché sono quotazioni che stiamo cercando di mantenere quanto possibile allineate al basso, 500 euro per l'esemplare, adesso lo vedrete ben inquadrato col volto del Cristo, con vedete la mano di Giovanni che lo sta battezzando, a 500 euro per quello che è il lotto numero 24, e potete cominciare già a far mettere da parte se la moneta raccoglie il vostro interesse, e perché no a fianco il primo 10 euro battesimo. Dovete sapere che Papa Francesco, anzi lo sapete tutti, è diventato Papa nel 2013, ma la monetazione del 2013 non comprendeva la tiratura del 10 euro. Il 10 euro è stato coniato per la prima volta nel 2014, lo state vedendo, è dedicata sempre questa serie al battesimo del Cristo. L'esemplare del 2014, pensate, riusciamo ancora a offrirlo a soli 10 euro in più del 2013, quindi a 510 euro per il battesimo del 2014. Non mi stancherò mai di ricordare quanto sia fondamentale, importante, elegante, vi distingue, si ricorda nel tempo la scelta di queste monete per voi, per soddisfare sicuramente il piacere di possedere,
queste belle monete che fanno parte di collezioni più ampie, perché ci sono i nominali da 20, 50, 100 e 200, ma io non riesco a non ripetere quanto sia bello pensare, immaginare di regalare queste monete, questi 10 euro battesimo, queste testimonianze oculari di un percorso incredibile che è quello che sta facendo Papa Francesco, e regalarle in che occasione? Beh, la serie è dedicata al battesimo. E quindi il battesimo ovviamente ne diventa lo spunto primordiale, principale, no? Regalare a un genitore evidentemente per il proprio figlio, magari il proprio figlioccio, queste monete che nel tempo ovviamente saranno sempre più preziose, preziose testimonianze diventeranno e saranno. Bene, allora a questo punto devo fare un annuncio importante. Un annuncio importante che faccio per la prima volta, lo faccio in diretta in questo venerdì. Questo annuncio è fondamentale perché aprirà per voi un'opportunità di scelta unica e straordinaria. Una di quelle opportunità che Bolaffi dà alla propria clientela in maniera assoluta e speciale. Signori, Bolaffi è riuscita a stabilire uno speciale, veramente unico accordo con un importante collezionista internazionale e ha avuto il mandato formale di collocare sul mercato un importante stock numismatico, che è stato denominato ed è conosciuto, ovviamente è un nome attribuito di fantasia a questo stock per mantenerne riservo, e ne sentirete parlare tanto, è chiamato Amadeus. Lo stock Amadeus, un'accumulazione straordinaria, signori, di monete autentiche del Regno d'Italia e del Regno di Sardegna, monete d'oro, monete d'argento, che hanno un elevato standard qualitativo. Signori, la Bolaffi ha avuto l'incarico di collocare queste monete, questo stock, a condizioni veramente particolari e di grandissima convenienza. Signori, succede qualcosa di straordinario. Bolaffi ha, lasciatemelo dire, mediato per voi la possibilità di collocare, di alienare questo importante stock di una collezione di monete del Regno di Sardegna, un'accumulazione importante che tanto piace, tanto interessa sul mercato nazionale e internazionale. E grazie a questa importante acquisizione, questo importante mandato, riesce a offrirvi queste monete a condizioni straordinarie. E allora io direi di iniziare una carrellata di queste opportunità uniche, straordinarie. Sentirete parlare molto nelle prossime settimane di questo stock Amadeus, stock che andrà, e ve lo dico subito, e lo capirete poi quando andremo a parlare di quotazioni, ad esaurimento, e una volta esaurito, ovviamente, non ci sarà altra possibilità di cogliere questa opportunità davvero unica. Quindi, signori, siate concentrati, seguite la trasmissione, siate rapidi nella conferma. Abbiamo delle disponibilità anche multiple di alcune monete, perché si tratta di un'accumulazione straordinaria, anni per individuarla, accordi difficili da portare avanti, e finalmente eccoci. Andiamo a cominciare questa carrellata e andiamo a identificare immediatamente, poi ne leggeremo tutte le caratteristiche, andremo a godere della bellezza di ognuna di queste monete, ma voglio iniziare dandovi indicazione di quanto disponibile in questo momento. Allora, io direi di seguire un ordine cronologico
e lo andiamo a seguire partendo, ti prego Alberto, da queste monete in argento qui davanti a te. Allora, partiamo con la monetazione di Sardegna, con la monetazione di Carlo Felice, con la monetazione di quello che fu il secondo re di Sardegna, subito dopo l'abdicazione da parte di Vittorio Emanuele I, suo fratello. Carlo Felice ci riporta all'Ottocento, ai primi anni dell'Ottocento, subito dopo il congresso di Vienna, voi sapete, dopo i fatti di Napoleone, ci fu una ridistribuzione dei rispettivi regni e casati e troni ai vari monarchi europei. In Italia, nel regno di Sardegna, rientra Vittorio Emanuele I e poi ci sarà appunto il ciclo dei Savoia che andrà proseguendo nella sua grande, nel suo grande passaggio che porterà poi fino all'unità d'Italia. Allora, signori, abbiamo disponibilità di tre meravigliosi esemplari in argento. In questo caso andiamo a leggere sulla sinistra il 25 centesimi di Carlo Felice. Questo 25 centesimi, ne parleremo molto, è una moneta innovativa. Per la prima volta viene coniata una moneta del taglio di 25 centesimi, questo proprio per seguire un rigoroso sistema decimale. Ma vorrei fare una carrellata, perché entrare nel merito di questa collezione Amadeus è un qualcosa stasera che strabilia chi è all'ascolto. 225 euro la richiesta per questo 25 centesimi di Carlo Felice, 1829. Moneta, tutte queste monete fanno parte della collezione delle monete d'Italia e soprattutto in questo caso del Regno di Sardegna, quindi monete che poi troverete tranquillamente catalogate, poi ne parleremo, ma voglio proseguire per entrare immediatamente su una moneta che vi darà, se mai ce ne fosse bisogno, misura importante della grande opportunità a cui state assistendo questa sera, perché lo scudo centrale che state vedendo è lo scudo di Carlo Felice, quindi la moneta del valore nominale di 5 lire. Signori, il 5 lire insieme con il 20 lire, come avete imparato a conoscere col Marengo, sono la base del sistema decimale. La base del sistema decimale, cioè c'è da intendere quella convenzione tra stati per cui fatto il Marengo, unità di base in oro da 6 grammi e 45 e 21 mm, si sceglie poi l'altro metallo, cioè l'argento, e lo si fa diventare una moneta da 25 grammi e 37 mm di diametro, che diventa standard assoluto di coniazione per tutti i paesi di quella che fu all'inizio l'Unione Monetaria Latina e poi ebbe chiaramente un dilagare fino anche ad arrivare oltre oceano. Signori, lo scudo di Carlo Felice, così entriamo immediatamente nel vivo di quelle che sono le importanti opportunità commerciali, al datato 1827, il lotto numero 5 proposto a 630 euro. E qui voglio immediatamente dare un'ulteriore nota di importanza di questo stock Amadeus, perché Bolaffi, attenzione, ha accettato questo incarico di alienare, di collocare sul mercato questa collezione, e quindi sta procedendo in questa operazione che inizia questa sera. Ma Bolaffi non si è limitata a prendere incarico e a trasmettere a voi le quotazioni di grande vantaggio che colui che ci ha dato questo grande e importante stock ci ha permesso di offrire. Bolaffi vuole mantenere rigore su quelli che sono i propri concetti fondamentali, cioè la certificazione che da sempre accompagna una moneta Bolaffi. Quindi
La moneta viene, e tutte le monete che vi presenteremo nello Stock Amadeus vengono accompagnate dal certificato di che Bolaffi emette, che va immediatamente a identificare lo stato di conservazione nella scala percentuale, quindi ci dà e vi dà soprattutto immediatezza di quello che è lo stato di conservazione, vi va a garantire l'autenticità della moneta, come ovviamente siamo abituati a fare, e vi va a identificare quindi in maniera assoluta la stragrande convenienza di scelta di questa opportunità. Il certificato, vedete, a data 15 maggio, quindi siete i primi, oggi se ben ricordo è il 19, quindi siete nella fase di assoluta esclusiva di lancio. I certificati che accompagnano questo stock vengono identificati con questa A che evidentemente ne ricorda oggi e nel tempo la provenienza Amadeus. Signori, 630 euro per un meraviglioso 5 lire di Carlo Felice, re di Sardegna. Moneta che ricordo, come tutte le monete che andiamo a vedere, sono catalogate e assolutamente descritte e pubblicate sul nostro catalogo generale delle monete e delle banconote, edizione che consentirà e consente poi di cogliere tutti gli aspetti tecnici e numismatici legati a questa tipologia di moneta. Tra l'altro, ecco, questo è un valore che potete continuare a tenere in considerazione: la qualità media in cui normalmente si trovano queste monete al 30%, l'esemplare che vi sto presentando al 35% a 630 euro. Scusatemi, ma se siete all'ascolto già da subito, non fate l'errore assoluto di attendere la, come si suol dire, presentazione generale, perché questo è un qualcosa di straordinario e va colto in fretta. Andiamo avanti però, perché giustamente le monete da vedere sono molte. Rimanendo nel Regno di Sardegna, ci andiamo a concentrare su una moneta di grandissimo effetto, perché ci portiamo al 1860, anno precedente a quel 61 che ormai tutti conoscete e ricordate, anno dell'Unità d'Italia. Quindi quando Vittorio Emanuele II, da re di Sardegna, diventa re d'Italia. Signori, abbiamo disponibilità del 50 centesimi in una qualità 25%, il lotto numero 8, la richiesta 225 euro. 225 euro per il lotto numero, 380 euro per il lotto numero 10. Chiedo scusa alla regia, è stata una mia svista. Lotto numero 10, Vittorio Emanuele II, 50 centesimi a 380 euro di richiesta. Di tutte queste monete poi andremo a vedere anche i rovesci, scopriremo gli stemmi sabaudi, scopriremo la meravigliosa storia legata a questi importanti re. Allora, signori, voglio dire una cosa. La collezione delle monete del Regno d'Italia, del Regno di Sardegna, è una collezione che in Italia è una collezione che si porta avanti con passione da tanto, tanto tempo e che ha tantissimi collezionisti. La difficoltà estrema di queste monete è l'individuazione della qualità e dell'autenticità di questi esemplari. Ecco perché non si può prescindere, e Bolaffi questo non lo ha fatto, del possedere i certificati di garanzia. Bolaffi si è assunto anche l'impegno di periziare lo stato di conservazione di queste monete. Quindi la massima tranquillità per voi è nella scelta, a condizioni di grande vantaggio, ma con tutte le garanzie che Bolaffi normalmente vi dà. Quindi siate molto attenti e accorti. Proseguiamo con la scelta, ecco, devo soltanto andiamo su questo espositore, perché andiamo a parlare anche di oro. Ve l'ho detto, lo stock comprende grandi monete in tutti
e due gli importanti metalli con cui si coniava dall'Ottocento, in realtà anche da molto prima, parlando di Regno di Sardegna e Regno d'Italia, dall'Ottocento al Novecento, quindi da Vittorio Emanuele I a Vittorio Emanuele III, quindi il passaggio della lira. Signori, abbiamo disponibilità, non vi preoccupate per le immagini che ci regalano qualche opacità data dalle luci, ma poi voi sapete che con la nostra camera di precisione andremo a godere dell'importanza della bellezza, prenderò in mano le monete, ma voglio indicarvi immediatamente, perché sento già tanti messaggi, tanti commenti, e che per fortuna tutti, e non poteva essere diversamente, positivi. Signori, abbiamo due monete che da sole fanno una piccola collezione, perché sono i 10 lire, i mezzi marenghi, quelli che diventano poi, con la prima moneta, che è quella di Carlo Alberto, i mezzi marenghi. Abbiamo il 10 lire a sinistra, vedete, il 10 lire del 1839, 10 lire di Carlo Alberto, moneta molto, molto rara, perché parliamo di tirature decisamente basse per le monete d'oro, e questo ve lo ricordo, è importante seguire anche i numeri di queste coniazioni. 10 lire di Carlo Alberto. Signori, 10 lire di Carlo Alberto. Carlo Alberto, voi sapete, diventa re proprio dopo Carlo Felice per associazione al trono da parte di Carlo Felice, che non aveva assolutamente figli e eredi, quindi viene associato al ramo cadetto Savoia-Carignano. Sì, diamo pure questa immagine in primo piano. Signori, soltanto 72.298 esemplari. La richiesta per questa moneta in qualità 30% è 2.000 euro. 2.000 euro per il 10 lire di Carlo Alberto, il lotto numero 9. Moneta di grande qualità e di grande rarità, 10 lire di Carlo Alberto, accompagnato, attenzione, sempre dal certificato Bolaffi Amadeus, che ne va a garantire autenticità e stato di conservazione. Ricordo, si tratta di un'acquisizione speciale di un mandato che Bolaffi ha avuto di collocare sul mercato questo stock ricco di monete del Regno d'Italia e del Regno di Sardegna. Ci hanno dato autorizzazione, ovviamente, il proprietario di questo stock, di collocare a condizioni, rapidamente, a condizioni di estremo vantaggio. E siete in tanti, vi sento, vi state incuriosendo, ma assolutamente insistete sul telefono se non riuscite a prendere la linea, perché abbiamo disponibilità anche del 10 lire di Vittorio Emanuele II. 10 lire di Vittorio Emanuele II. E quindi ci avviciniamo al 1861, ci avviciniamo a quella unità d'Italia. Vi fate pure i numeri quando non riuscite a prendere la linea. Vittorio Emanuele II, cosiddetto a collo lungo, quindi in quella immagine che abbiamo già identificato qualche istante fa su quella moneta d'argento, lo troviamo nella sua monetazione d'oro e lo troviamo nel suo 10 lire del 1857. Anche questa moneta, coniata, pensate, in soli 20.500 esemplari. Ricordo che le monete poi venivano tutte ritirate e fuse per essere poi materia prima per le monete successive, quindi la difficoltà è duplice: da un lato i numeri bassi in partenza, e poi il fatto che nel tempo le monete perdono proprio di esistenza perché richiamate in fusione. Il 10 lire di Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, 1857, il lotto numero 11, 2.080 euro, qualità 35%. 35%, 2.080 euro.
Bene, proseguiamo, perché vado un po' veloce poi sugli aspetti più tecnici, sull'aneddotica, sulla storia di tutte queste monete, andremo a ritornare perché c'è davvero da godere della bellezza di queste monete per il loro aspetto storico, numismatico e anche di valore, che stasera e che nello Stock Amadeus diventa un'opportunità ulteriore di scelta. Bene, proseguiamo. Proseguiamo perché arriviamo, qui, e qui voglio vedervi pronti e rapidi nella scelta, perché abbiamo il 40 lire di Carlo Felice, per grazia di Dio, re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme. Questa era la leggenda in latino che accompagnava tutti i Savoia sia nei rami principali che cadetti Carignano, proprio perché si rifaceva ai titoli nobiliari. Alcuni veri, alcuni acquisiti, come si suol dire, sul campo, per cui sicuramente i re Savoia, come Carlo Felice, erano re di Sardegna, di Cipro, non di certo, e nemmeno di Gerusalemme. Questo perché si faceva riferimento a quei antichi, diciamo, sforzi fatti dai Savoia nell'ambito delle crociate, nei percorsi legati alle crociate. Il 40 lire di Carlo Felice, datato 1825, in qualità 40%, straordinariamente conservato. Ne andremo poi ad ammirare anche il rovescio, e ci troviamo di fronte a una richiesta per il 40 lire di 2560 euro in qualità 40%. Ricordo che state assistendo al lancio in maniera, siete i primi, ho sbagliato l'otto, il 7, il lotto 7, scusa, c'è un errore, che errore c'è? Ditemelo, perché se no... sì, è oro, sì, c'è un errore nella cosa, corregge, ma si vede che è oro, sì, si vede che è oro. Allora, il 40 lire... E chiaramente in oro, il lotto numero 7 a 2560 euro. Ecco, lo ricordo, state assistendo alla presentazione di un lotto, di uno stock di monete che Bolaffi ha avuto l'incarico e il mandato di collocare. Fanno parte sono di proprietà di un grande collezionista che ci ha dato incarico. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, perché qualcuno magari incontrerà qualche difficoltà anche nel cogliere questi prezzi, questo grosso vantaggio. L'incarico è stato dato per collocare rapidamente, e questo bisogna dargliene atto, a prezzi di grande convenienza, uno stock di monete del Regno d'Italia, del Regno di Sardegna, denominato Amadeus, quindi ecco il significato di quella scritta in alto a destra. Voi approfittatene perché c'è opportunità e possibilità. Le monete, Bolaffi le ha accettato questo incarico, ve le propone, le monete ovviamente non sono di proprietà Bolaffi, questo sia chiaro, ma Bolaffi si è impegnata nel far che cosa? Nel garantire voi che andrete a sceglierle, nel dare una giusta valutazione in stato di conservazione, in qualità quindi, e quindi questo 40 lire vi stiamo dicendo che è al 40% di qualità, e l'autenticità, questo non poteva prescindere. Non avremmo mai accettato di far questo senza avere e darvi le giuste garanzie. Il certificato, come vedete, viene identificato in maniera specifica con questa A e con questo timbro, che adesso la regia ci va a inquadrare, che identifica esattamente le monete di questo stock Amadeus. Stock che ha una certa disponibilità di pezzi, che andrà in esaurimento e che chiaramente chi avrà velocità e, come si dice, senso pratico, avrà possibilità di scegliere immediatamente in conferma. Allora, signori, confermare significa anche in questo caso, ecco, questo ci tengo a dirlo, comunque confermare in visione, perché la grande convenienza non deve modificare le nostre regole di
presentazione. Voi chiamate, mandate un messaggio, noi mettiamo da parte la moneta o le monete che ci chiedete, poi ve le porteremo a vedere, verrete voi nei nostri negozi e in quel caso, e solo in quel caso, se deciderete di acquistarle, avrete poi vantaggio e privilegio di cogliere queste quotazioni. Pagamenti, possibilità di dilazionare i pagamenti, diciamo che le regole non cambiano, c'è una grande opportunità a voi decidere se accoglierla. Andiamo a vedere le prossime disponibilità, le prossime monete e sì, volentieri, quindi inquadrami per cortesia la prima moneta. Ok, va bene. Allora, sì, ok, va bene. Allora, andiamo avanti. Allora, qui siate rapidi. Una, due, tre, cinque. Io davvero, e poi... Guarda, lo faccio subito, guarda. Per chi andrà a scegliere... Stasera dobbiamo fare il grande lancio. Chi sceglierà, diciamo, monete, che poi sia una, che siano... 3, per un valore commerciale, diciamo, di proposta almeno di 1000 euro, avrà in omaggio, e questo è un omaggio invece Bolaffi, completamente, 100%, gli album che potranno poi accogliere le collezioni, perché chi saprà e chi avrà voglia di seguirlo, e io vi invito a seguire nelle prossime settimane le nostre trasmissioni, ma anche le sollecitazioni che vi andremo a fare nel tempo, chi andrà a seguire le nostre trasmissioni potrà portare avanti e riempirli questi album. Questo è l'album dedicato alle monete, scusami Alberto, l'ho aperto un po' in fretta, ma in realtà quello che è importante è questo, le monete del Regno di Sardegna, dal 1816 al 1861, quindi il sistema decimale, è corretto perché, attenzione, prima del 16 c'erano... c'era il Regno di Sardegna, c'era Vittorio Emanuele I, c'era Carlo Emanuele III, Vittorio Amedeo III, ma qui inizia il sistema decimale. E allora ecco, le monete che andrete poi eventualmente a scegliere potrete andarle a inserire anche tranquillamente nei nostri album. Quindi Cristina, lo dico anche a te, chi sceglierà almeno monete, che poi sia una, che siano due o tre la somma, per un valore commerciale di almeno 1000 euro, te lo dico già, così lo puoi anche dire tu, in omaggio avrà l'album. L'album in realtà è una serie di album che vi permetteranno, vedete, Carlo Felice ad esempio, la possibilità, guarda che bello, lo scudo, eccolo qua dove si va a collocare poi lo scudo. Questi sono gli album fantastici, album Bolaffi, che potete utilizzare poi, perché le monete hanno degli oblò che vanno a inserirsi poi perfettamente in questi binari e andare poi a allocarsi e collocarsi in maniera assoluta. Quindi questa scelta sarà una scelta che vi permetterà pian piano di completare, se vi farà piacere, la collezione di Carlo Alberto, con la possibilità di accogliere tutte le monete. Quindi grande possibilità, grande chance in più per chi andrà a... Cominciate, stanno già arrivando le prime richieste, addirittura informatevi, lo stock è molto ampio, ecco, dico anche questo, stasera io vi presenterò alcune monete, alcune non sono ancora pronte, le stiamo mettendo a disposizione, siate veloci magari anche nel chiedere, ma non ho visto stasera la lira d'argento dell'Aquila Sabauda di Vittorio Emanuele III, posso prenotarla? Portatevi avanti, e sta succedendo qualcosa di epocale. Andiamo avanti a vedere, entriamo nel mondo di Vittorio Emanuele III, in questo caso, e del meraviglioso Regno d'Italia. E iniziamo di gran carriera con una moneta d'oro, anzi ne vedremo in rapida successione due, e stiamo parlando delle monete, non so perché siamo finiti lì, forse dovevamo seguire una, ma non importa, volevo andare in ordine cronologico, ma lei la stiamo vedendo. Pensate che questa moneta, insieme alla moneta che vi presenterò tra un istante, rappresenta l'ultimo 50 lire d'oro coniato in Italia che ha circolato. Questa, mi allarghi un attimo la camera, Alberto, per cortesia, l'immagine, perché vi mostriamo anche il 100 lire. Si tratta del 50 lire e del 100 lire cosiddetti Littore e Italia su Prora,
monete d'oro che l'Italia negli anni 30, nel ventennio fascista, che va a coniare, pensate perché? Non si coniavano più monete d'oro in Italia da 50 lire dal 1912, la serie dell'aratrice. Circolano le banconote. Un saluto, se all'ascolto, al signor Paolo, grande collezione di banconote che sta portando avanti. Se all'ascolto mi dia un cenno, anche qualche bella banconota da mostrarle stasera. Anzi, pochissimo, una forse che le manca, ma sarei lieto di mostrargliela anche in maniera privilegiata proprio per premiarla. Vedremo anche le banconote stasera, ne parleremo tanto. Dicevo, circolavano le banconote, ma all'estero non sapevano cosa farsene delle nostre banconote. E allora l'Italia è costretta a coniare monete d'oro e queste monete, il 50 e il 100 lire, circolano praticamente quasi in esclusiva sul suolo extra italiano, usate proprio per gli scambi commerciali, spesso date in garanzia su prestiti a banche straniere e quant'altro. Il 50 lire, 1931, anno nono dell'era fascista, vedete la doppia datazione, c'è 1931 1X, che non è un pronostico per la partita di domenica, ma è l'anno nono anno dell'era fascista, quindi dal 1922, che è l'anno della marcia su Roma, da cui si fa partire il calendario fascista. Allora, volete scegliere una grande moneta d'oro in qualità assoluta, perché parliamo di un 90% di qualità, quindi quello che si può definire tranquillamente il fior di conio per una moneta del 31, perché 100% non esiste, chi vi dice che esiste, fategli un paio di domande. Signori, lotto numero 17.100 euro per il 50 lire littore al 90% di qualità, con certificazione Amadeus Bolaffi, eccola qua, che ne va a garantire autenticità e stato di conservazione. Autenticità e stato di conservazione. Tutti i crismi, i riferimenti del catalogo Bolaffi, l'immagine fotografica della moneta, la garanzia di autenticità e lo stato di conservazione pressoché massimo, perché arriviamo vicinissimi al fior di conio. 1.100 euro per una moneta straordinariamente conservata, molto bella nel suo stile, il 50 lire littore. Tra l'altro questa, se cosa voglio fare Alberto? No, la voglio girare, siete bene, sai? Sì, poi avremo tutta la serata per far su e giù con la nostra bellissima mela inquadri, che così vado a vedere di metterla giusta. Perfetto. Volevo mostrarvi il diritto di questa moneta, cioè il volto di Vittorio Emanuele III. Vittorio Emanuele III, re d'Italia, che su questa moneta indossa la divisa, adesso la vedrete, proprio perché ancora a dimostrare il suo essere comandante dell'esercito. 1.100 euro per il bellissimo esemplare del 50 lire, da scegliere subito in conferma, da scegliere immediatamente, mettetelo da parte, prenotatelo, una grande bella moneta d'oro. E io sinceramente, considerando che abbiamo anche il 100 lire dell'Italia Suprore, quindi andiamo a vedere la successiva moneta a 1.600 euro, il 100 lire Italia Suprora, abbiamo la possibilità di offrirvi il lotto numero 18, il 18 a 1.600 euro, 1.600 euro per il 100 lire Italia Suprora. Ah, perfetto, cominciamo. Allora, il 50 lire littore non è più disponibile. All'amico che ha saputo confermare il 50 lire littore, mi sento di consigliare assolutamente, in qualità leggermente vicinissima, perché 80-90% su queste monete parliamo di qualità assolute, e una coppia quasi dispiace separarle, no? Perché chiaramente nascono veramente come una coppia gemella, cioè come diciamo con i due valori, entrambe pensate in qualità media di catalogo 70%, lo voglio mostrare, perché lo stock è Amadeus, l'acquisizione, il mandato Bolaffi l'ha preso, ma non ha, e questa è stata una condizione negoziata, non ha voluto rinunciare al garantire autenticità e stato di conservazione con i propri
certificati, ovviamente poi contraddistinti dalla A di Amadeus. 70% è la qualità media del 50 lire, 70% è anche la qualità media del 100 lire. Questo esemplare, il 50 non è più disponibile, il 100 lire è bellissima anche questa moneta, sono dettagli questi 10 punti di differenza a questo livello. Nono anno dell'era fascista, 1931 l'anno, 1600 euro. Davvero il consiglio che do di cuore a chi ha saputo scegliere il 50 lire è di non lasciarlo, come si dice, scompagnato, non so se è italiano, ma mi è venuto così, col 100 lire. Si dice scompagnato, Cristina? Spaiato, vedi Cristina? Cristina che ha fatto le scuole alte, giustamente mi corregge e mi va a indicare la possibilità di scelta. Andiamo a proseguire con le importanti monete del Regno d'Italia. Ecco, queste quattro, per favore Alberto, mi dai un'immagine d'insieme, poi le andiamo a assolutamente identificare. Grazie. Grazie, complimenti, un saluto caro a chi ha saputo scegliere questa coppia di monete e consiglio di rimanere all'ascolto perché davvero c'è la possibilità stasera di qualcosa di veramente straordinario. Allora, voglio andare un attimo in ordine perché 1936. Allora, abbiamo parlato del 31, abbiamo parlato dell'era fascista e abbiamo parlato di quella bellissima coppia di monete d'oro. Ma nel 36 vengono coniate quattro monete che state vedendo, abbiamo la collezione, lasciatemelo dire, completa, perché questa è una collezione che è formata da quattro monete, cosiddette dell'impero. Cosiddette dell'impero perché vengono coniate proprio quando l'Italia diventa una nazione che, grazie alle conquiste in terra d'Africa, oltre mare, chiamatele come volete, vede Vittorio Emanuele III elevarsi al ruolo di imperatore. L'imperatore è tale quando giustamente governa un regno ma addirittura altri stati. Allora abbiamo la serie completa dell'impero. Voglio mostrarvi il 20 centesimi, 50 centesimi, la lira e il 2 lire impero. Completa, la collezione completa. Vi do le quotazioni singole perché si possono scegliere una per l'altra. Io do il consiglio a chi non ce le ha di acquisirle tutte. La numero 19, la prima a sinistra, il 20 centesimi impero a 820 euro. Il lotto numero 19. Poi abbiamo il 50 centesimi impero. Il 50 centesimi impero al 60% di qualità a 730 euro. Sono tutte del 14° anno dell'era fascista, chiaramente. La lira impero a 700 euro. Guardate che bella, con questa aquila che ci, si rifà ai fasti delle legioni romane. E il 22, l'8, le 2 lire impero a 500 euro. Allora, adesso voglio voltare il 2 lire, poi le volteremo tutte, ma il 2 lire, appena Alberto mi dai un cenno, perché, allora, queste monete, attenzione, sono decisamente rare perché sono la coniazione del 36 in nickel. Qualcuno non la confonda con le coniazioni del 39. Con le coniazioni del 39, mi spiego meglio. Nel 1939, quando vengono poi riconiate queste monete, vengono coniate non più in nickel, perché non ce lo possiamo più permettere in Italia, ma in Akmonital, e infatti trovate poi le coniazioni, molti diranno, ma io queste ce le ho, le monete del nonno, sono quelle del 39 in Akmonital, che valgono niente, quelle che valgono sono queste in nickel, quindi 2 lire impero ad esempio, eccolo qua, il diritto, Vittorio Emanuele III, re e imperatore, Vittorio Emanuele III, sì, Vittorio Emanuele III, re e imperatore, ed è quell'imper per indicare il suo essere imperatore. Allora, queste quattro monete, ricordo, 500 euro per il 2 lire, 700 per la lira, 7,30 per il 50 centesimi e 8,20 per il 20 centesimi,
Beh, signori, io per onestà intellettuale devo dire che vanno scelte tutte e quattro, e anche qui lo dico, e vale per tutte le conferme, quindi anche per chi ha saputo già scegliere le monete d'oro, in omaggio, ad esempio, scegliendone due, perché no? Se uno dice, vai, tutte e quattro no, due, l'album, gli album, anzi, perché gli album saranno, pensate, tre addirittura, pronti ad accogliere tutta la collezione, infatti vedete che c'è Vittorio Emanuele II, poi ci saranno le monete di Umberto I e poi, non ultime, quelle di Vittorio Emanuele III. Qui ce ne sono alcune pagine, dove adesso in questo caso dedicate le prime coniazioni, vediamo andando avanti, ma potete tranquillamente raccogliere il bellissimo spazio per tutte le monete di Vittorio Emanuele III, secondo Umberto. Vedete che grande opportunità rivisitando Bolaffi. La scelta, grazie a questa, a, diciamo, mandato, no, diciamo, questo mandato che la Bolaffi ha avuto a collocare sul mercato questa importante raccolta, stock, anzi, per dirla giusta, di monete del Regno d'Italia e del Regno di Sardegna, ci hanno dato l'incarico, l'abbiamo accettato, abbiamo deciso di seguire però le nostre regole, certificati di autenticità, conservazione, e chiaramente il riferimento a questo stock Amadeus che lei identifica nel tempo. Voglio proseguire perché possiate godere, ma attenzione, le perdete, perché pian piano stanno arrivando le conferme, quindi attenzione. Andiamo avanti, Vittorio Emanuele II, non sono proprio in ordine cronologico, ma non importa. Vittorio Emanuele II, adesso andiamo a vedere questi quattro bellissimi argenti, stiamo parlando della moneta a sinistra, la più piccola ma in realtà non meno importante, siamo nel Regno d'Italia e siamo a parlare del 50 centesimi cosiddetto stemma di Vittorio Emanuele II, il 50 centesimi stemma di Vittorio Emanuele II, 1863. Siamo appena entrati nel Regno d'Italia, abbiamo visto prima Vittorio Emanuele II a collo lungo ancora re di Sardegna. Qui lo abbiamo, il lotto numero 12, al 30% di qualità Bolaffi, a 340 euro. Guardate che è una moneta d'argento autentica, del 1863. Sul diritto il ritratto inconfondibile per mano del Ferraris di Vittorio Emanuele II e sul rovescio, ve lo mostrerò, lo stemma Savoia, che dà il nome alla moneta, 50 centesimi stemma, il nome lo prende proprio dal fatto che sul rovescio ha lo stemma. Perché questo? Perché prima di questa moneta furono coniate le monete con il valore. Ma andiamo avanti, ho promesso che gli aneddoti, la storia, perché siete in tanti, state continuando a scrivere, voglio vederle tutte per arrivare al primo. 2 lire e 5 lire della serie del cinquantenario. Siamo nel 1911, quel 1911 che vede grandi preparativi, grandi commemorazioni dei 50 anni dell'Unità d'Italia. Queste commemorazioni non possono mancare anche nell'ambito della moneta. Ricordiamo che Vittorio Emanuele III, da grande appassionato di numismatica e di monete, grande collezionista, ci ha regalato le più belle monete coniate, non solo in Italia, ma si dice anche in Europa. Questa serie del cinquantenario, che si compone di 4 monete, una d'oro, 2 d'argento e una di rame, oggi ve la presento nei nominali di 2 e 5 lire. Bene, il 2 lire del cinquantenario che stiamo vedendo a sinistra con questa doppia immagine, due figure femminili, una è Roma che abbraccia in primo piano l'Italia in un senso di protezione, in secondo piano vedete una nave mercantile e la doppia datazione, 861-1911. Qualità assoluta anche per questa moneta, 60% di qualità e richiesta di 140 euro per il lotto numero 13. Allora, vi siete sempre interrogati e chiesti quando riuscirò a finalmente fare una bella raccolta di monete del Regno d'Italia. Mi piacciono, mi sono sempre piaciute. E beh, stasera, signori, siete i primi, siete privilegiati. Cominciate veramente dal vertice con una possibilità di scelta a prezzi di grande, grande convenienza. 2 lire del cinquantenario, chiedo scusa, e a fianco, con lo stesso conio, simile ma non uguale, questo è sempre un piccolo
giochino che faccio con i clienti quando poi dal vivo vedete queste monete, ad esempio dal vivo bisogna vederle, perché a un primo colpo d'occhio sembrerebbero uguali. Da una parte però vediamo un due lire dove le figure centrale è Roma che abbraccia l'Italia, e la troviamo anche nel 5 lire, nello scudo. Ma se nella parte sinistra vedete una figura, diciamo, che guarda verso, diciamo, il braccio verso sinistra, tanto per semplicità, il braccio destro della figura è, adesso non voglio complicarvi la vita, è, punta a sinistra e viceversa. Le due figure sono speculari. Ma sapete perché? Perché nel 5 lire Vittorio Emanuele III ovviamente non doveva semplificare la vita ai propri tecnici della zecca, ma la doveva complicare sempre. Quindi, se nell'esemplare da 2 lire la nave sul secondo piano, me la ridai un attimo, è una nave mercantile, siamo nell'11, in Europa già ci sono climi, c'è un clima abbastanza teso, poi da lì a poco nel 14 scoppierà la prima guerra mondiale. E allora il messaggio del 2 lire è un messaggio di una nave mercantile, quindi un popolo di marinai, di commercianti, ma il 2 lire non circolava in Europa. Il 5 lire, lo scudo, circolava in Europa come lo scudo francese, come lo scudo tedesco, come lo scudo addirittura come i pesetas o i lei bolivar che abbiamo visto venezuelani, quindi monete che circolavano a livello internazionale. Allora Vittorio Emanuele III vuole lanciare un messaggio con lo scudo del cinquantenario: l'Italia è anche un popolo guerriero, e quindi ecco che sullo sfondo una nave che non è più un mercantile, ma un'importante nave, chiaramente, della marina del regno. E quindi 5 lire del cinquantenario, una delle monete esteticamente tra le più belle, più rare degli scudi del regno, 70% la qualità, 2.200 euro la richiesta, per un 70% monumentale, per un 70% elevato, superiore alla qualità media. Signori, questo stock è uno stock chiaramente formato da monete in qualità differenti, ovviamente iniziamo con il portarvi il meglio. I primi, come sempre, scelgono il meglio, 70% contro una qualità media di catalogo Bolaffi del 60%. Attenzione ai falsi, signori. Ed ecco perché Bolaffi, pur collocando una collezione di monete non di proprietà, ma non può prescindere, non vuol prescindere da accompagnare un certificato di qualità, di garanzia, e che esprime il suo livello qualitativo al 70%. 2.200 euro, e anche in questo caso in omaggio l'album pronto ad accogliere tutte le monete, e poi, questo non era previsto, ma ho un'illuminazione, anche il catalogo delle monete del regno, Cristina, per chi sceglie monete così importanti è giusto che lo abbia. E quello è un pensiero, ditelo, quello è un pensiero personale di Lorenzo. Allora, 50 euro l'abbiamo visto, andiamo a vedere un'altra moneta che è sempre nei sogni e nei desideri di tutti i collezionisti, perché, signori, se abbiamo parlato delle ultime monete d'oro poc'anzi, riferendosi al 50 e al 100 lire del 31, beh, anche nel 1900, e adesso andiamo a vedere questa moneta del 1927, succede qualcosa di epocale, perché viene coniata per la prima volta una moneta del valore nominale di 20 lire, e qualcuno starà dicendo: ma io il 20 lire l'ho sempre visto e considerato per quello che è, cioè 6 grammi e 45, 21 mm di oro. Beh, signori, nel 1927 in Italia non ci possiamo più permettere di coniare monete d'oro. E allora si passa all'argento e viene coniata una moneta di una che, per dare coraggio, passatemi il termine, a chi poi questa moneta la doveva utilizzare, spendere, quindi dargli il giusto valore, viene fatta una moneta di grandi dimensioni. Se mi allarghi con lo scudo a fianco, per favore, d'argento, la dimensione ricorda quasi quella di uno scudo, perché un 20 lire del 1927 è 35,5 mm, quindi praticamente un millimetro e mezzo rispetto allo scudo. È una scelta, passatevi il termine, di marketing. 15 grammi di argento a titolo molto alto, 15 grammi d'argento a titolo molto alto, perché doveva comunque mantenere il suo valore, perché doveva valere 20 lire.
Quindi si sceglie un titolo dell'argento a 800 su 1000. Sapete cosa è successo? È successo che nel 27 questa moneta, quando i nostri nonni, i nostri genitori l'avevano in tasca, non la spendevano mica, non la spendevano mica, la tesaurizzavano. La fondevano e la tenevano via come argento, argento 800. Nel 27 le crisi internazionali sono arrivate anche da noi. Nel 27 15 grammi d'argento tendevano a valere anche in prospettiva più di 20 lire. E allora cosa succederà? Che nel 28 questa moneta viene ritirata l'anno dopo e sostituita da un'altra moneta che credo e spero di potervi portare nelle prossime settimane in questo Stock Amadeus con l'elmetto, col famoso 20 lire elmetto, dove poi abbasseranno il titolo dell'argento e quindi non era più conveniente tesaurizzarlo. 20 lire littore di questa qualità, quindi quanti se ne sono salvati, non sono stati fusi e arrivano a noi al 75% di qualità. Al 75% di qualità il 20 lire littore, quando la qualità media di catalogo è 60 e quando la richiesta diventa 900 euro per il lotto numero 16, io sono stupito del silenzio su monete di questo livello a queste richieste. Questa la voglio prendere in mano perché se c'è una moneta che a me ha sempre dato emozione è proprio questo 20 lire littore, perché è una moneta d'argento che in questo caso ha una lucentezza di fondi, uno stato di conservazione. Guardate il panneggio di questa figura, dove sono i collezionisti di monete antiche che hanno identificato in un'Atena, in una Minerva, in una Dea, e il littore romano che saluta appunto romanamente l'Italia seduta. Anno VI dell'era fascista, 1927, è sul diritto statuario importante a collo nudo l'immagine e il volto di Vittorio Emanuele III, re d'Italia. Qualità 75%, 900 euro la qualità e la richiesta. E qui stasera chi è veloce, chi è rapido, chi ha capito l'importanza di quello di fatto epocale che sta capitando questa sera, sia pronto, sia rapido e vada a fare le giuste prenotazioni, perché ricordo che queste monete non le acquistate ma le prenotate in visione, ve le porteremo dove vorrete, quando vorrete. Volete venire in un nostro negozio? Aspetta un attimo su questa, però Alberto, se vuoi inquadrarla per te che è comodo, ma devi assolutamente darmi qualche istante. Dicevo, venite in un nostro negozio a Torino, a Milano, a Roma, a Verona, dite io ho prenotato un 20 lire lettore Amadeus, lo Stock Amadeus, il 5 lire cinquantenario, abbinato secondo me al 2 lire, è opportuno. Ho prenotato la moneta d'oro, prenotate e poi vedete. Quando avrete visto le monete deciderete se acquistarle, ma intanto avete bloccato il percorso di scelta e di richiesta. Attenzione alle grandi opportunità di questa sera. Bene, proseguiamo, perché adesso abbiamo visto, e questa dimostrazione che questa opportunità così rara, così importante, prenderà in esame le grandi monete, l'ho detto, le grandi e importanti monete del Regno d'Italia e del Regno di Sardegna. Bene signori, quando si parla di monete del Regno d'Italia ci sono alcune... Sì. Sì, è assolutamente analogo a quello. Questo dice. Sì. È molto semplice questa. C'è il suo blog, così come quelle che abbiamo mostrato della Repubblica. Allora, qui c'è un binario, noi forniamo lo blog dove la moneta e che si va poi a, si solleva questa letta e si va a scorrere e la moneta si incastra perfettamente, questo è poco elegante.
E chiaramente adesso noi per praticità le mostriamo fuori, ma ogni moneta è con la sua taschina, che va, il suo oblò, che va poi a incastrarsi perfettamente. Eccola qua, vedi, questa è una collezione di monete della Repubblica, ma sono esattamente, o forse proprio quella del Regno, quella che ho mostrato la settimana scorsa. Ce l'hai l'immagine, Alberto, di Vittorio Emanuele, delle monete del Vittorio Emanuele III dell'anno scorso? Sì, dell'anno scorso, della settimana scorsa. Comunque queste sono esaustive allo stesso modo. Quindi me la ridai un attimo quell'immagine che hai mostrato? Tutte le monete hanno un loro oblò, che è quello qua rosso, che è fatto a misura per accogliere la moneta che poi viene inserita nella pagina. Ma credetemi, noi per questo siamo campioni, scusatemi se ci autocelebro, ma noi le monete non solo ve le diamo autentiche, garantite e grazie allo Stock Amadeus anche a prezzi super convenienti, ma vi diamo anche i sistemi per conservarle, vi diamo gli strumenti per conoscere, vi diamo un catalogo, vi diamo tutto ciò che serve per conservarle perfettamente e conservarle in maniera assoluta. Bene, allora, stai su di me, c'è una moneta nel Regno d'Italia, c'è una moneta nel Regno d'Italia che nell'immaginario collettivo, nella storia del collezionismo, nella storia delle mostre numismatiche, si colloca sempre al vertice. È la moneta che dal punto di vista emotivo, dal punto di vista storico, dal punto di vista di aspetto, di potenza, di forza che trasmette, è sicuramente all'apice della monetazione italiana tutta. Una moneta che fu coniata per volontà di Vittorio Emanuele III in un momento storico molto particolare. Parliamo del 1925. Il 1925 non è un anno qualunque. Il 1925 è l'anno in cui Sua Maestà Vittorio Emanuele III festeggia, usiamo il termine giusto, i 25 anni di regno. Lui sale al trono nel 1900, ricordiamolo, dopo l'assassinio di suo padre Umberto. Nel 1900 lui sale al trono e nel 1925 vuole festeggiare, passatemi il termine, celebrare, anzi in maniera più assoluta, questo suo importante traguardo, 25 anni di regno. Ma nel 1925 si commemora anche un'altra importante data. Sono passati 10 anni dal 1915, da quel tragico 1915 in cui l'Italia entra in guerra. Ma l'Italia entra in guerra nel 15, e lo sappiamo, nel 18 si completerà e si concluderà la guerra, vittoriosa sugli austriaci. Bene, allora Vittorio Emanuele III prende tutti questi elementi, ne fa un unico, incredibile e importante spunto che gira agli incisori, che poi gira ai tecnici della zecca e che dà la vita e luce a sicuramente la moneta, forse non è la più rara, anzi tolgo anche il forse perché non è la più rara, ma sicuramente la moneta più bella del Regno d'Italia, e l'abbiamo disponibile nello Stock Amadeus, facciamola entrare come merita, come sappiamo, nel grande e fondamentale momento. Prego. Signori, le parole sono quasi superflue di fronte a monete di questo calibro, di questa importanza, di questa bellezza. Forse qualcuno qualche istante fa aveva detto: guarda Lorenzo come esagera nel presentare una moneta, guarda Lorenzo come si fa così, tra virgolette, convincente nel presentare una moneta, che bisogno c'è
da parte mia di farmi convincente quando posso presentare una serata così particolare, così speciale, un 100 lire Vetta d'Italia, il 100 lire che il Mistruzzi andò a scolpire nei cogni reali, nei regal cogni del CONI, della Zecca del Regno d'Italia in quel 1925, dove andò per volontà e scelta di Vittorio Emanuele III, come vi dicevo, a commemorare due importanti episodi. Il primo, eccolo qua, lo citavo ma adesso lo ricordiamo, è l'inizio e i 10 anni dall'inizio della Prima Guerra Mondiale. E allora quale fu la scelta? La scelta è quella di identificare una figura centrale, importante, imponente, nuda, l'italica forza, il fante italiano, nella sua approccio del tipico della romanità dell'epoca, rifarsi ai littori, rifarsi a queste forme esasperate di forza, che dall'alto, alla cima più alta d'Italia, della Vetta d'Italia, guarda il nemico sconfitto austriaco sventolando il vessillo, la bandiera Savoia, la bandiera del regno, con, vedete, ben scolpito lo scudo del Regno d'Italia. 1915-1918, a ricordare con quella R, la Zecca di Roma, il grande e importante momento. Il fascio littorio su cui poggia la gamba, il ginocchio, il fante italiano, presente chiaramente in una monetazione del 25, una monetazione di grande, chiaramente, forza. Erano periodi di grande propaganda e quindi anche le monete l'accompagnavano, questa propaganda. E non dimentichiamo poi, in mano a questa figura, la statua. Ecco il richiamo alle grandi monete dell'antichità, le Niche, le Vittorie alate, in mano a questa forza importante. E poi il diritto, e poi il diritto, signori. Ed eccolo qua il diritto. Vittorio Emanuele III, re d'Italia, 1900-1925, la corona ferrea, e si biforcano due rami di quercia, ed eccolo lì con le due importanti date, 1900-1925, i 25 anni di regno di Vittorio Emanuele III. Signori, ma siamo nel 1925. L'Italia, ve lo dicevo poc'anzi, parlando del littore, non ha più possibilità di coniare monete da 100 lire con lo standard tecnico del sistema decimale, cioè con 35 mm di diametro, oro 900, 32,25 grammi. Non ha quella possibilità. E allora ecco la grande novità. La grande novità. Guarda la corona ferrea. Qui ci si rifà a Napoleone, ci si rifà ai grandi del passato. Allora cosa succede? Succede che decidono di coniare una moneta con lo standard del sistema decimale, ma l'oro che serve per coniare questa moneta, i 32,25 grammi, l'agio, la lavorazione, porta il valore proprio fisico di questa moneta ad essere ben superiore ai 100 lire con la quale avete l'Italia, ai 100 lire nominali coniati sulla moneta. Non si vuol fare una medaglia, ma si vuol fare una moneta che possa circolare, ma già all'epoca chi voleva questa moneta doveva comprarla e doveva pagarla 4 volte il suo valore, ben 400 lire, signori, 4 volte il suo valore. Credetemi, nel 1925 spendere 400 lire per una moneta che nei fatti pratici, ancorché poteva circolare, potevi spenderla, non aveva senso farlo, perché la pagavi 400 lire ma la potevi spendere per 100. Ecco, nel 1925 pochissimi hanno scelto di comprare, di prendere 400 lire e spenderle. E chi le ha scelto? L'ha scelto perché ha fatto una scelta chiaramente legata a questo evento, legata chiaramente, e spesso perché legata alla corte, ma c'è un altro aspetto magnifico. L'oro utilizzato per coniare questa moneta fu preso, sapete dove? Parte dell'oro, non tutto, dall'oro donato per la patria.
qui sì. Loro, ve lo ricordate? Viene detto anche loro delle nonne, le fedi, le catenine, gli orecchini, donati alla patria per finanziare il conflitto mondiale. E allora Vittorio Emanuele III, con una scelta veramente importante, decide di prendere una parte di quell'oro in qualche maniera, anche se chiaramente formale più che reale, a restituirlo attraverso questa moneta agli italiani. Signori, vengono coniate solo 5.000 esemplari della vetta d'Italia. 5.000 esemplari sono un numero bassissimo per già i milioni di cittadini italiani che c'erano già nel 25 e anche una minima parte, se andiamo a considerarla, aveva possibilità di spesa. Quindi pochissime già alla nascita. Ma non tutte vendute, perché comunque 400 lire andavano spese, quindi poche coniate, poche vendute, quelle non vendute ovviamente non vengono più messe sul mercato, quante se ne sono conservate? E quante si sono conservate bene? Eccolo qua, è in coda per donare l'oro, guardate qua, guardate qua, mamma mia, viene la pelle d'oca a ripensare a queste cose. La pelle d'oca, e la pelle d'oca mi viene anche nel considerare l'opportunità che stasera avete di scegliere una vetta d'Italia di questo importante Stock Amadeus. Ricordo, la Bolaffi ha avuto l'incarico di collocare sul mercato in tempi anche rapidi e quindi è riuscita a raccogliere in cambio condizioni commerciali di grande vantaggio uno stock di monete denominato Amadeus. Bolaffi si è presa però l'incarico e lo fa girandovi questo vantaggio, ma non si è tirata indietro nel dire a condizione che Bolaffi vi dia garanzia di autenticità e di stato di conservazione. Ed eccolo questo potente 70% su una moneta che incanta. Su una moneta che incanta e che ha una richiesta, non tenetevi forte, siate veloci nel comporre il 557-6346 e dire: voglio la vetta d'Italia, 13.750, faccio persino fatica a dirlo, 13.750 il lotto 15, 13.750 per una delle monete più ricercate a livello internazionale. Ha vinto un sacco di concorsi di bellezza questa moneta, sì, perché esistono i concorsi di bellezza anche delle monete. 13.750, prenotarla non significa comprarla, significa avere la possibilità di coronare un sogno per chi la sta cercando da anni, significa la possibilità di fare un'acquisizione straordinaria in una serata che inaspettata, persino non annunciata. Io vi avevo detto qualcosa tra le righe settimana scorsa, faremo un grande lancio settimana prossima, ma io volevo regalare a voi che il venerdì ci siete veramente sempre attenti, la possibilità di fare una grande opportuna scelta, no? Si vede già benissimo così. E, è una moneta questa, signori, che ha una particolarità. Giustamente Alberto mi diceva, vogliamo metterla nella nostra camera di precisione, è talmente bella che non ha bisogno. Sapete perché non ha riflessi questa moneta? Perché questa moneta è d'oro ma non brilla, per sua natura. Perché vi racconto l'ultimo importante aneddoto di questa moneta. Quando Mistruzzi realizzò i coni, fece le prime prove, le portavano a Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Vittorio Emanuele III reagì male. Lui voleva una moneta forte, questa moneta ha un campo coniato molto alto e quasi medagliistico, e non era soddisfatto degli sfridi, dei piccoli segni che a detta sua andavano a rovinare il campo, cioè la parte non coniata. Trovate una soluzione, trovatela in fretta, dice Vittorio Emanuele III. E i tecnici della zecca troveranno una soluzione innovativa andando a realizzare una sabbiatura, una satinatura, chiamatela come volete, per rendere opaca la moneta, quindi questo che non è un velo che viene via al contatto, ma che rende la moneta, vedete, opaca, e d'oro ma non brilla. Ma quella è la sua forza, e questo esemplare non ha un segno, non ha un graffio, è intatto. Severità assoluta dei nostri periti, sinceramente, nel dargli, passatemi il termine, solo 70%. Io qui mi permetto ogni tanto di così uscire dal coro. 70% per una moneta che poteva e che si può tranquillamente definire prossima allo stato originale, prossima a quel fior di conio.
Ma signori, 13.750, una vetta d'Italia, mamma mia, ma quando vi ricapita? Posso dirlo? Posso dirlo? Quando vi ricapita? È pazzesco, è pazzesco. Signori, sono le 22.21, siamo in diretta. È epocale quello che sta succedendo. Siete già, e vi ringrazio in tanti, avete confermato le monete, gli scudi. Ecco, molto bello, interessante anche chi ha chiamato per chiedere informazioni su monete che non sono oggi sul mio tavolo, ma che vi posso dire possiamo già prenotarvi, perché lo stock è abbastanza importante e quindi magari, che ne so, una moneta che non vedete, chiedetela. Ne prendiamo nota e lunedì ci sentiamo e vi diamo indicazioni. Ma la vetta d'Italia, io sinceramente posso fermarmi qui stasera, perché io vi ho portato un littore meraviglioso e vi ho chiesto 900 euro. Vi ho portato un 5 lire cinquantenario e vi ho chiesto 2002. Vi ho portato i 2-10 lire di Carlo Alberto di Vittorio II appena sopra i 2000 euro. Signori, stiamo assistendo, state assistendo a qualcosa di straordinario. Vi è noto, vi è chiaro, vi sta... Ecco, mi dite se... perché probabilmente io poi, anche nel mio eloquio, può darsi che non riesca a darvi le giuste indicazioni, ma è un qualcosa che davvero ha di... una data da scolpire sulla roccia. Guardate qui, 100 lire vetta d'Italia, guarda qua. Qua Alberto, guarda che meraviglia. Non è così bella la foto come di quando abbiamo pubblicato il catalogo. 5.000 pezzi tirati soltanto, 1925. Aurelio Mistruzzi l'autore. Guarda qua che, con tutte le indicazioni, con un indice di rarità altissimo. Guarda che esemplare. È un qualcosa di... Ma davvero, gli amanti delle monete, tutti coloro che hanno scelto negli anni monete d'oro, gli amanti delle monete, chi già le monete le ha sapute scegliere, una moneta così non la perda, non la perda, non la perda, perché sono quelle monete da vedere, da godere, da entusiasmarsi nella scelta. Non si può, non si può pensare di dimenticarle queste monete, non si può pensare di dimenticarle queste monete. Non si può pensare di dimenticare. Non si può pensare di dimenticare. Confermato il littore. Confermato il littore. E mi stupiva che non fosse confermato il littore. Il 20 lire littore, certo. Il 20 lire littore confermato. Il 5 lire del cinquantenario, signori. Il 5 lire del cinquantenario al 70%. Andiamo a vedere anche qui i numeri. Ridammi un attimo l'immagine del 5 lire. Ecco, il 5 lire del cinquantenario, me lo metti Alberto nella nostra... te lo passo io, guarda, perché chiaramente hai ancora poca dimestichezza con queste monete. 5 lire del cinquantenario, 1911. A proposito delle date importanti, abbiamo visto la moneta della vetta d'Italia, ci torniamo, perché... Ma il 5 lire del cinquantenario è una moneta di un'eleganza, di un puro stile Liberty, che davvero stupisce, incanta. È il 5 lire del 1911, quella moneta che andò a commemorare i 50 anni del Regno d'Italia. Vedete Vittorio Emanuele III quanto è attento, quanto è presente nell'ambito del celebrare il suo regno. E celebra il suo regno e celebra anche i suoi antenati, quel Vittorio Emanuele II che seppe, suo nonno, avviare quel processo che si chiamò poi il Regno d'Italia. E allora, quando io ho una qualità media di catalogo del 60%, e stasera vi presento un 70%, guarda qui, ecco questo, sì, effettivamente la camera la dobbiamo usare perché è troppo bella, sono troppo belle viste così, sono troppo belle viste così, sono troppo belle viste così, 2002, il lotto 14. Mamma mia, mamma mia. Guarda che cos'è, guarda che cos'è. Il 5, me la metti anche sul diritto. 70% di qualità. Pazzesco. Magnifico, magnifico.
Non si perde. Gli scudi sono una collezione della collezione. Una collezione della collezione. Una collezione della collezione. Una collezione della collezione. 5 lire cinquantenario confermato. Grazie, signori, li state perdendo le monete. 5 lire cinquantenario non c'è più. Ma visto che Alberto si è tanto adoperato, per ringraziare chi ha saputo sceglierlo, posso salutarlo chi ha saputo sceglierlo. Signor Mauro, buonasera, ben trovato. Eccolo qua, la collezione degli scudi che sale di livello con i grandi scudi del Regno d'Italia e del Regno di Sardegna. E quindi questa ormai diventa un'immagine a vantaggio della storia, ma non più disponibile perché la moneta è andata in conferma. E quindi Alberto, ti prego di portarmela indietro, come si suol dire. Ma guarda, io voglio tornare a proposito di scudi, scusami, mi metti quello scudo di Carlo Felice che c'è lì invece, perché secondo me quello lì, quello scudo al 35%, sì, 35%, Carlo Felice, facciamo un po' su e giù per la monetazione di Sardegna e d'Italia. Ricordo, lo Stock Amadeus è una grande accumulazione di monete del Regno di Sardegna e del Regno d'Italia. Bolaffi ha avuto l'incarico di alienare e collocare questa collezione. Abbiamo ottenuto questa possibilità, ci hanno dato indicazioni su quelle che erano le richieste di tipo economico, e questo vantaggio lo abbiamo girato a voi. Potevamo non girarvelo, adesso non voglio, potevamo fare un altro tipo di discorso, ma abbiamo voluto fare in maniera straordinaria un qualcosa di mai visto, se ne parlerà. E questo scudo di Carlo Felice, la cui richiesta è 630 euro, 1827, sul diritto Carlo Felice, per re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme. Bravo Enrico, sì, Alberto, girami anche lo scudo per mostrare il rovescio con lo scudo, il vecchio scudo a cuore, lo scudo di Carlo Felice con tutti i quarti nobiliari. E beh, se c'è qualche dubbio, se ci sono i collezionisti di scudi, signor Marcello, chissà dov'è signor Marcello, mi è venuto in mente perché ogni tanto so che hai scelto tanti begli scudi. E questo al 30%, 35 chiedo scusa, tra l'altro per tornare alle qualità, 35% per uno scudo di Carlo Felice, e io utilizzo il nostro catalogo, lo scudo di Carlo Felice, i sacri testi ci dicono 30% di qualità. 30% di qualità. Vai qua. 30% di qualità. Qui abbiamo un 35% assoluto di qualità, con una richiesta di 630 euro, 25 grammi d'argento. Ma fatevi i conti di che cosa sta capitando. Con il certificato Bolaffi Amadeus che ne va a dichiarare autenticità e stato di conservazione. E quindi bisogna anche un po' crescere qui nella rapidità di scelta, così come chi ha saputo già confermare le importanti monete d'argento e d'oro che fino adesso abbiamo presentato. Ma io, scusatemi se torno, ma io vorrei tornare su quella vetta d'Italia, e anzi, proprio perché non voglio, dai, voglio vedere come si vede, ma non voglio darti, perché questa devi sapere Alberto, che è una moneta difficile da maneggiare, perché ha questa patina che è assolutamente da rispettare, la patina della vetta d'Italia. Ma noi abbiamo potenti mezzi, e io quando ho una vetta d'Italia, correggimi Cristina, 13,7? Sì. 13,7. 13,750. Quando io ho una vetta d'Italia a 13,750, ma il collezionista di quadri, il collezionista di icone, il collezionista di mobili, il collezionista di monete antiche, di monete moderne, di monete, di banconote, ma io sto facendo raccolte completamente diverse, Lorenzo, io sono innamorato delle monete romane greche. E allora Vittorio Emanuele III era ancora più innamorato di te delle monete romane greche, e infatti si ispirava alle grandi monete antiche. E allora guarda questo esemplare della vetta d'Italia, mettimi la quotazione, mettimi la quotazione a 13,750, che non ci credono a casa, mettimi la quotazione per una moneta di questa categoria, di questo livello, di questa importanza, dove io cosa ti sto chiedendo adesso? Di bloccarla, ti sto chiedendo di vederla a casa. Vedere una vetta d'Italia a casa o in un nostro negozio è un privilegio, eh? Non ce ne sono per tutti, ne hanno fatte 5.000,
Non ci sono sul mercato 5.000 esemplari, sapete perché? Lo ricordo. Un po' perché quelle che quando le hanno fatte non tutti hanno speso 400 lire, tanto ci voleva ai tempi per acquisirla, per averla. Non tanti hanno, quindi già da 5.000 non ne sono state vendute 5.000. E poi cos'è successo a questa moneta? Com'è stata conservata questa moneta? Quando la trovi con un campo senza una linea, senza un graffio, senza una violenza, come si suol dire, meccanica. Cioè, cos'è la violenza meccanica? Sono sempre oddio. La violenza meccanica, amici, sapete cos'è? È una moneta contro una moneta, si graffia. Giustamente avevamo un caro amico che ci chiama e ci segue oltre confine, che dice, ma le monete negli album come le vado a collocare? Noi abbiamo creato album, abbiamo creato oblò, abbiamo addirittura le plastiche che usiamo per conservare le monete sono a base di plastiche di origine alimentare, perché non vadano nel tempo a influire sulla chimica della moneta. Allora, 13,750. Pensate a una moneta come questa, pagarla 1.300 euro al mese. Mi viene in mente il mio amico ingegnere toscano che sceglie le grandi monete di romane e greche. Ecco, se all'ascolto, a parte un caro saluto, che è un po' che non le facevo ed è doveroso, ma questa è una moneta che si mette a fianco al grande aureo romano, al grande aureo greco. È una moneta che, in questo caso, se scegliete, sicuramente avrete in omaggio l'album, il catalogo e quant'altro, ma questa è una moneta che può vivere tranquillamente in una filosofia di raccolta delle grandi monete. Scelgo una grande moneta con un'occasione unica. Volevo, a questo punto, posso toglierla? Perché volevo anche regalare in visione privilegiata, e adesso le possiamo mettere tutte e tre, tanto sono piccole. Proviamo, dai. Il 40 lire di Carlo Felice, guarda che bello che è. Guarda, sistemi tu. Il 40 lire di Carlo Felice, il 10 lire di Carlo Alberto e il 10 lire di Vittorio Emanuele II. Adesso riesce a metterle un po' bene. Magari è anche così. Se no, guarda, facciamo su di una, poi la sposti tu. Dammi questo 10, questo 40 lire. Che dici? Dai, guarda che bello, siete talmente bene. Perché guarda che l'immagine di prima non gli dava giustizia. 40 lire di Carlo Felice. Cristina, mi ricordi l'otto e prezzo? Sì, 40 lire di Carlo Felice, l'otto numero 7 e il prezzo è di 2.560 euro. Allora, 2.560 euro per un 40 lire di Carlo Felice. Chi ha scelto gli scudi di Carlo Felice? Chi ha scelto i marenghi di Carlo Felice? Eccolo qua, il doppio marengo, il 40 lire, imperiale, bellissimo, lo stato di conservazione assolutamente perfetto. Io devo dire che lo Stock Amadeus si colloca nell'ambito della grande, grande qualità. Lo standard qualitativo con cui questa accumulazione è stata fatta, ma non l'anno scorso, parliamo di qualche secolo ormai, di più di un secolo, fa sì che la grande qualità è stata scelta. E qui siamo a parlare del 40 lire di Carlo Felice, 1825 la data di coniazione, il prezzo di richiesta, lo ricordiamo, 2560. 12,9 grammi d'oro, 26 mm di diametro. Carlo Felice, per grazia di Dio, re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme sul diritto. Guardate il rovescio, guarda che bella acquisizione lo scudo e la moneta d'oro, ad esempio. Guarda questo scudo, guarda il rovescio. Dai, 2560. Mamma mia, mamma mia. Qualità media di questo come siamo? Come siamo? Signore, le collezioni di monete del Regno d'Italia, del Regno di Sardegna, sono collezioni storiche, apprezzate a livello nazionale e devo dire soprattutto per coerenza e onestà intellettuale, parlando di Vittorio Emanuele III, a livello mondiale. La vetta d'Italia, andate a guardare e a cercare, ci sono anche delle importanti documentazioni, le grandi collezioni americane, un po' per gli italo-americani, un po' proprio per la bellezza, la vetta d'Italia è in tutte le grandi collezioni del mondo.
Uno dice, io faccio il collezionista giapponese, russo, americano, che fa una raccolta di monete tedesco, francese, ma sapete anche perché, ve lo spiego, soprattutto i collezionisti europei. Vittorio Emanuele III aveva grandi scambi di, proprio di monete a livello collezionistico con altri grandi collezionisti europei. Quindi quando lui conia le proprie monete, cosa fa? Le manda a volte in regalo, a volte proprio facendo degli scambi con altri collezionisti. Quindi il culto delle monete di Vittorio Emanuele III, la conoscenza delle monete di Vittorio Emanuele III, la collezione delle monete di Vittorio Emanuele III a livello europeo si è sempre diffusa. Allora cosa è successo poi? Che poi post mortem i grandi collezionisti che hanno ereditato queste raccolte le hanno portate avanti e la collezione di Vittorio Emanuele III quindi è stata sicuramente sempre e lo è tuttora di grande attenzione. Andiamo a vedere anche i due 10 lire, quello di Carlo Alberto e quello di Vittorio Emanuele II. Qui aumenta la rarità, 10 lire ne hanno fatti sicuramente un numero inferiore, abbiamo due belle monete, abbiamo il 10 lire di Carlo Alberto in qualità, pensate, 1839 l'anno di coniazione, 30% di qualità, adesso la vedremo con la nostra supercamera, a 2000 euro il lotto numero 9. Guarda che bella, guarda che bello. Questo è un mezzo marengo, 10 lire, quindi se la matematica non è un'opinione, la metà di 6,45 ci porta ai 3,22 di peso dei 10 lire. Questo è Carlo Alberto, è decisamente una moneta rara e i 10 lire ne hanno fatti, tanto per capirci, un numero decisamente inferiore rispetto ai marenghi. Quindi qui bisogna forse che vi do qualche numero. Do i numeri, ma nel senso spero non negativo del termine. 10 lire di Carlo Alberto. Allora, laddove il marengo, il 20 lire, viene coniato in 1.913.000 esemplari, il 10 lire, cioè quello che state vedendo, adesso ne stiamo vedendo il diritto e poi ne ammireremo anche il rovescio, viene fatto in poco più di 72.000 esemplari, 72.298. Siamo quindi tutti d'accordo sul fatto che qui stiamo parlando di una moneta molto rara, 10 lire. Di Carlo Alberto, 2.000 euro, qualità Bolaffi 30%, prezzo stock Amadeus 2.000 euro, 2.000 euro. Pensate che il livello di rarità del 10 lire è appena inferiore a quello del ancora più raro 50 lire. E lo stesso dicasi per il 10 lire di Vittorio Emanuele II, ovviamente re di Sardegna. Siamo nel 1857, siamo nel 1857 e abbiamo l'immagine, l'immagine del Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, collo lungo. Un esemplare, io vi prego di concentrarvi, il 10 lire sono anche molto sottili, quindi tendono anche a un'usura da contatto molto, molto rapida. Quindi questo esemplare che ci porta a una qualità del 35% ha una richiesta di 2.080 euro. 2.080 euro. Continuate pure a chiamare, continuate a confermare, fatevi mettere da parte le monete perché possa diventare un piacere nella scelta, nella conoscenza di queste monete, per alcuni probabilmente anche un po' nuove, ma che sono di grandissima tradizione collezionistica, offerte grazie allo Stock Amadeus a prezzi davvero di grande convenienza. Guardiamo il rovescio di questo 10 lire di Vittorio Emanuele II, pensate, 2.080 euro, prezzi davvero molto molto interessanti, molto molto interessanti. Allora, vi voglio fare una piccola carrellata su queste monete, perché ancora non ho tantissime disponibilità, andiamo in esaurimento di questi stock, andiamo in esaurimento della serata, ogni
trasmissione ci sarà un certo quantitativo disponibile, andiamo in esaurimento, una volta finito poi il collezione Amadeus non lo vedrete più, stock Amadeus chiedo scusa, non lo vedrete più indicato. La Vetta d'Italia ancora sta chiedendo qualche istante di riflessione, fatele, ma scusatemi, almeno vederla, perché l'impegno, lo sapete, è sempre ed è sempre uno. Dice, ma considerando questo prezzo, questi prezzi, devo magari comprarla subito, devo fare il bonifico prima di andare a dormire, domani la banca è chiusa, come faccio? Non c'è problema, qui si tratta di mettersi primi, qui si tratta di fare uno smash importante, e questo è, come si dice, punto, gioco, partita, incontro, perché una Vetta d'Italia a 13,750, ma questa Vetta d'Italia, con questo stato di conservazione, io potessi, ne prenderei due, tre, ho due figli, ho due nipoti, ne darei una testa, andando sicuramente a fare un'acquisizione davvero straordinaria. Come straordinario è la collezione completa del 36, volevo mostrare una cosa da catalogo, perché qualcuno tende a confondere le monete dell'impero con le monete del 39. Allora, lo farò col catalogo però, perché non ce l'ho fisicamente. Nel 1939 vengono coniate, andiamo in ordine qua, 20 centesimi, 50 centesimi, una lira e due lire impero. Ma attenzione, guardate cosa c'è scritto qui. Acmonital, vale a dire nel 39 non abbiamo più possibilità di utilizzare un metallo che non era neanche l'argento, ma ancora nobile, qual è il nichelio. Il nichel serve per sicuramente l'industria bellica, serve per applicazioni, non certo per fare la moneta. Allora ecco che invece nel 36, e lo faccio vedere andando indietro nel catalogo, proprio sfogliandolo in maniera inversa, nel 36 invece era stata coniata la prima serie cosiddetta imperiale. Qui mi piacerebbe ci fosse all'ascolto un collezionista di francobolli delle colonie, per esempio, anche non so se è quel grande capitolo di grande fascino, che ha saputo e sta portando avanti magari una bella collezione di colonie. Allora, queste monete furono volute da Vittorio Emanuele III proprio perché lui potesse avere indicato sulla moneta, proprio oltre che la sua, il suo titolo di re, anche il nuovo di imperatore. Ecco, queste monete fatte in nichelio al 9,90, quindi titolo molto alto, furono fatte solo nel 36, 37 e 38. Dal 39 in avanti si passa all'acmonita. 20 centesimi, 50, una lira e due lire. Le abbiamo tutte e quattro, sono tutte e quattro molto belle, in grande qualità, perché parliamo di 60, 60, 50 e 30, quindi 60% per il 20 centesimi, che è offerto a 820 euro, 730 euro la richiesta per il 50 centesimi, la lira a 700 euro e il 2 lire a 500 euro di richiesta. Ecco, io questa qua, guarda, voglio fare una cosa, devo fare un conto, quindi uso la calcolatrice, quindi dunque, proprio perché non mi metti in difficoltà, stiamo pure su queste immagini. Allora, vediamo se so fare un conto. 8,20 più 7,30 più 700 più 500. A 2,750, per chi volesse, a 2,750, dai, facciamo 2,7. Questo è proprio, dice, ma 50 euro, non posso fare nessuno sconto su queste monete. Ovviamente abbiamo avuto un incarico, ci hanno dato delle quotazioni e le dobbiamo rispettare. Ma 50 euro è, diciamo, il bonus Lorenzo su chi volesse dire la serie impero la scelgo completa. E, ad esempio, molto bello è sapere che con questa serie già posso avere in omaggio anche gli album che permetteranno poi, vediamo se, perché ne abbiamo portati una certa parte, qui si ferma al 14, di poter andare a inserire poi tutte le monete. Ad esempio, il nostro amico che ha scelto lo scudo del cinquantenario andrà, se ha piacere, a inserire la moneta del cinquantenario, il 5 lire, nell'album.
e a fianco, anzi sopra, se avrà piacere, il 2 lire. Andiamo a vederlo il 2 lire del cinquantenario che abbiamo disponibile. Abbiamo disponibile a una richiesta. Guarda, il 2 lire del cinquantenario, siccome mi è simpatico, siccome credo che sia una naturale scelta in conferma con il 5 lire. Me lo vai a mettere nel... perché è bellissimo questo 2 lire. È esattamente identico come bellezza al 5 lire. Qual è la differenza? Come sempre in numismatica. I numeri. Questa qua è un'immagine ormai sorpassata, Enrico, perché i 5 lire del cinquantenario e i 20 lire Littore non sono più disponibili, quindi confondo. Quando piuttosto, ecco, teniamo un'immagine differente. Il 2 lire del cinquantenario, che vado a leggere immediatamente, offerto a 140 euro. Voi capite che 140 euro per il saggio presentatore, chiedo scusa, ho lasciato questo sul tavolo, per il saggio presentatore dovrebbe comportare 30 secondi di presentazione, perché giustamente il tempo è denaro, il tempo che noi utilizziamo in televisione costa, e quindi perché dedicare del tempo a un 2 lire del cinquantenario? Io dedico del tempo al 2 lire del cinquantenario perché il 2 lire del cinquantenario è, il 2 lire del cinquantenario è sicuramente qualcosa di attinente a questa bella collezione. Guarda che bello, guarda che bello, guarda che bello. È un qualcosa di meraviglioso, un qualcosa di meraviglioso. 2 lire del cinquantenario, il lotto numero 13, qualità 60%, e anche qui la qualità è superiore, anche qui la qualità è elevata, anche qui la qualità va premiata con 10 punti superiori al catalogo. Il lotto numero 13, 140 euro. L'amico che ha confermato lo scudo, insomma, non è obbligatorio, ci mancherebbe, però queste, lo scudo e il 2 lire vivono in una simbiosi quasi naturale. Poi, vedete, la serie del cinquantenario, per esempio, è una serie formata da quattro monete. 2 lire, l'abbiamo visto, 5 lire l'avevamo visto, 50 lire del cinquantenario d'oro, non ce l'ho questa sera, ve lo porteremo, e poi una moneta d'argento, un 2 centesimi di rame. Quella è un'altra bella collezione nella collezione. Guardate quanti spunti che potete avere di raccolta. Allora, mi fai rivedere d'archivio nelle nostre immagini quei bei tre aurei che abbiamo appena visto, cioè il 40 lire di Carlo Felice, perché non ci credo, e i 2 mezzi marenghi. Il 40 lire di Carlo Felice e i 2 mezzi marenghi. No, non c'era bisogno, è troppo gentile. Guarda che bello anche il diritto di questo 2 lire del cinquantenario. Un amico, un'amica che dica: io tutto questo lo trovo meraviglioso, ma non ho possibilità, voglia, intenzione di fare questo tipo di raccolta, ma una moneta del Regno d'Italia mi piacerebbe. E allora ecco che questa è un'occasione straordinaria, perché non è una moneta comune, è una moneta che ha già il suo fascino dovuto proprio alla commemorazione dei 50 anni del Regno d'Italia. Allora, in tanti che vi siete messi all'ascolto anche adesso, voglio farvi vedere i grandi aurei che abbiamo disponibili questa sera, che sono un 40 lire di Carlo Felice, Marvelous, come parlavano, voi sapete, i piemontesi parlavano in francese, un po' storpiato, Carlo Felice, Marvelous, non so se il mio francese invece è impeccabile, me la canto e me la suono, caro Alberto. 1825, un 40 lire di Carlo Felice a 2560, Stock Amadeus, ricordo, perché lo dici, ma quante volte lo dici? Lo dico perché siete in tanti che entrate ogni minuto in trasmissione. Lo Stock Amadeus è un grande stock che Bolaffi ha avuto, in virtù di uno speciale accordo, l'incarico di collocare sul mercato, e questo stock appunto è un'accumulazione delle più prestigiose monete in oro e in argento in un elevato standard qualitativo sia del Regno di Sardegna che del Regno d'Italia. Bolaffi quindi cosa ha deciso di fare? Di accettare, di proporre, di girare al proprio pubblico, ai propri clienti questo vantaggio economico, i prezzi chiaramente ce li hanno imposti, passatemi il termine, ma a vostro vantaggio. Noi però non ci siamo tirati indietro, abbiamo detto, e questo, passatemi il termine, a spese nostre, il certificato di autenticità Bolaffi con fotografia della moneta, garanzia di autenticità
e stato di conservazione espresso in percentuale non viene meno, viene dato con la speciale indicazione proprio con questo timbro che ne identifica oggi e sempre la provenienza di questo stock Amadeus che vi stiamo presentando. 2,560 per il 40 lire di Carlo Felice, ma molto interessante anche le due monete da 10 lire, il 10 lire di Carlo Alberto, e attenzione, i 10 lire sono monete molto più rare, tanto per capirci, del 40 lire in proporzione. Il 10 lire di Carlo Alberto del 1839, qualità 30% a 2.000 euro, lotto numero 9, 2.000 euro il lotto numero 9, e poi Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, collo lungo, 10 lire, introvabile, 1857, qualità superiore a 2.080 euro, qualità 35%, diritto con i capelli scolpiti, la barba ben pettinata, Victorius Emanuel D.G. Rex Sardegna Cipro Gerusalemme, diventerà re d'Italia nel 61, sul rovescio lo scudo crociato meravigliosamente con l'aquiletta, vedete prima della L, che ci indicherà la zecca di coniazione, cioè Torino. Duca di Sabaudo, Genova e Monferrato, principi di Piemonte. Lo scudo centrale, lo stemma sabaudo, il collare dell'Annunziata a cingere e poi i due rami di quercia, in questo caso di ulivo, che vanno a cingere. 2.080 euro. E poi io su questa non posso che dedicare il giusto tempo. L'ho detto per il due lire del cinquantenario, beh, la vetta d'Italia, signori, la vetta d'Italia. Io in tanti anni, e tanti anni tra l'altro che non la presento, perché è una moneta difficilissima da reperire, è una delle 5.000 solo coniate nel 1925, coniate per commemorare due importanti eventi, l'anniversario dei 10 anni dell'inizio della prima guerra mondiale vittoriosa sugli austriaci, ed ecco quel 1915-18 impresso sulla moneta, 100 lire vetta d'Italia con questa figura proprio che dall'alto della più alta cima d'Italia guarda il nemico austriaco sconfitto sventolando il vessillo sabaudo. 5.000 esemplari coniati già venduti nel 25 a 400 lire perché l'oro contenuto all'interno valeva più del nominale. 400 lire, il diritto di questa moneta ci regala un volto che è il volto di Vittorio Emanuele III. La moneta principe di ogni esposizione di monete, ha vinto davvero tantissimi concorsi di bellezza. Vittorio Emanuele III, re d'Italia, eccolo qua nella commemorazione dei 25 anni del regno. Signori, potervi offrire nello stock Amadeus a 13.750 una vetta d'Italia, signori, io credo che debba meritare una grande attenzione da parte vostra. Uno dei grandi 100 lire di grande modulo del Regno d'Italia, uno dei più belli, uno dei più ricercati, uno dei più difficili da trovare, una moneta che è sabbiata alla nascita, vedete, ha questa opacità data proprio da un processo di lavorazione unico che fu creato per volontà del re per coprire, a detta sua, i primi difetti che aveva identificato sul conio di prova, ma su questo esemplare intatto premiano e premieranno l'amico o l'amica che saprà dire: io questa moneta non la perdo, io la prenoto perché possa diventare un gioiello nella mia collezione. Ma io colleziono, lo dicevo prima e lo ripeto perché ne sono straconvinto, così come ve lo dico quando vi presento un aureo romano: collezionate monete del regno, un aureo romano dovete averlo. Ecco, collezionate monete antiche, una moneta come questa, che ben si rifà al percorso di Vittorio Emanuele III, cioè alla sua amore e passione per le monete antiche, non si può non avere. E la si può avere stasera con lo stock Amadeus a condizioni di grande vantaggio. Ma quello che non potete fare è immaginare di pensarci. Siamo venerdì, siamo collegati con meno canali televisivi, lo sapete, del lunedì. Lunedì c'è una platea più ampia e lunedì ci sarà un'informazione anche di carattere proprio
diciamo, dalla sede che lancerà questa importante informazione. Io ho voluto essere qui con voi il venerdì, in questa anteprima dell'anteprima, perché possiate essere i primi a sceglierla. Una vetta d'Italia, tanto per essere chiari, così, questa, a queste condizioni, a questo prezzo, lunedì, se ancora avrò possibilità di presentarvela, se ancora mi daranno possibilità di presentarla, io credo che alle 21 comincia la trasmissione, alle 21.05 va in conferma. O meglio, non lo so, poi dipende dal punto di vista, magari va in conferma con la richiesta di domani mattina, ma l'errore è arrivare in secondi. E questa moneta, chi mi segue da tempo lo sa, è una moneta difficilissima da trovare, così bella poi, ancora di più. Allora, andiamo ancora, cosa abbiamo da vedere? Ah, abbiamo da vedere ancora, così poi, voglio la serie della, l'abbiamo vista, la vetta d'Italia l'abbiamo appena vista. Allora, io direi, ancora disponibile, di Vittorio Emanuele II, e questa, la voglio tenere in mano, perché stasera ho lavorato poco con le mie mani. Questo è una moneta d'argento di Vittorio Emanuele II, 1863, Regno d'Italia. Questa moneta, signori, è il 50 centesimi stemma. Si chiama 50 centesimi stemma proprio perché riporta lo stemma sabaudo. Ma qualcuno dirà, beh, non ci vedo niente di nuovo. Beh, no, invece è una grande novità, perché prima di questa moneta fu coniato un 50 centesimi, cosiddetto valore, in cui c'era l'indicazione proprio della scritta 50 centesimi. Lo stemma va a sostituire il valore. Questa è una moneta molto interessante, ci porta ai nominali bassi, ha un 30% di qualità, il lotto numero 12, una richiesta di 340 euro per un bellissimo argento di Vittorio Emanuele II. Guardate che gli argenti, signori, ovviamente non hanno minore importanza delle monete d'oro, non hanno minore collocazione sul mercato collezionistico delle monete d'oro, non sarebbe così ricca questo stock Amadeus di monete d'argento se così non fosse, sono semplicemente in quantità di coniazione superiore, quindi hanno quotazioni un po' più basse, ma non le perdete. Non le perdete soprattutto sapendo, la vado a posare Alberto, questa opportunità che vi diamo di, con la scelta di almeno un esemplare che superi i 1000 euro di prezzo, o anche abbinando, come ad esempio consigliavo sulla serie dell'Impero, le quattro monete, in omaggio vi daremo l'album, gli album o meglio, o del Regno d'Italia o del Regno di Sardegna, guardate che meraviglia, solo gli album, non vi dico quanto hanno di costo, se volete comprarli, perché sono in vendita, per poter raccogliere tutte le monete, se vi verrà voglia di sfruttare magari in maniera specifica questo lotto, questo stock Amadeus, arricchirle con, nel tempo, con delle belle e importanti possibilità di scelta. Bene, sono le 23. Io vorrei chiedere se c'è da parte vostra qualche richiesta specifica, come ne sono arrivate fino adesso, di vedere qualche moneta in particolare. Io impazzisco per questo 40 lire di Carlo Felice, non mi do ragione di come si possa evitare a 2,560 la scelta di una moneta così ricca, così bella, così ben conservata, così interessante nella sua scelta anche di carattere economico. Guardate che cosa è questo 40 lire di Carlo Felice. Fate un regalo che è veramente di valore, e stasera avete un'opportunità più unica che rara. Il contorno di queste monete, ecco, non ci so, questo contorno è ancora liscio. Allora, questa la giro, Alberto, perché la corretta lettura, eccolo qua, guarda come si vede bene. Fert, con forza e rettitudine tenemmo a Rodi, una delle interpretazioni di questo motto Savoia, che in realtà di interpretazioni ha davvero molte, con la stelletta e il nodo Savoia che va a caratterizzare monete che non erano ancora col contorno rigato. Il contorno rigato arriverà con Carlo Alberto, che così risparmierà le monete da quel antipatico fenomeno che si chiama tosatura, cioè le monete venivano limate per procurarsi dell'oro, ma questo abbassava il valore. Allora Carlo Alberto
identificò la governatura con questa macchina nuova e evitò questo spiacevole episodio. Ma quello che è piacevole è avere un 40 lire di Carlo Felice a 2,560 tra le mie mani. E quello che mi stupisce è il vostro silenzio su questa moneta. Ne avete confermate tante, ve ne sono, mi complimento, ma sicuramente su questa un po' mi stupisce il gesto. Questa è la retta d'Italia, anche se sono, le voglio mettere qua. Dov'è la mia retta d'Italia? Le voglio mettere qua perché, no, queste sono le monete romane. Guarda qua, guarda qua. Guarda qua. Quando c'è qualità e condizioni così vantaggiose, mi stupisce. Allora, cambiamo argomento, sono le 23, quindi a disposizione per rientrare su questo Stock Amadeus di cui parleremo anche nelle prossime settimane, quindi siate rapidamente collegati, io sono qui pronto anche a riproporre, voglio mettere qua a posto perché altrimenti quello che è ancora disponibile, eccolo qua, i 2,10 lire. Ecco, chi colleziona marenghi sia pronto e veloce, leggete bene tra le mie parole, i mezzi marenghi. Allora, monete antiche, ho un sesterzio pazzesco, prendo in mano, togliamo questo, cos'è qua? Ah, è volato tutto, questo non l'abbiamo neanche presentato. Allora, queste le presentiamo poi più tardi, scusate, non è una posizione, quando è così non potete inquadrare qualcos'altro, che sembra, ma io vi devo fare un po' impazzire, cari miei, adesso non mettiamo in blu. Allora, monete antiche, beh, è un capitolo che, sapete, ci togliamo pure Amadeus perché adesso entriamo in un altro mondo, quello delle monete romane. E ci entriamo di gran carriera, io tra le dita della mia mano e queste monete, averle tra le mani è proprio un'emozione perché parliamo di una moneta di 2000 anni fa. Quando questa moneta poi mi dà il ritratto dell'imperatore Traiano, beh, io sento che è importante ricevere vibrazioni da questa storia, da questa antichità. Traiano imperatore, questa è una moneta, pensate, che ci colloca in un'epoca che va dal 114 al 117 d.C., quindi negli ultimi anni di regno di Traiano, che poi, come sapete, passerà le chiavi dell'impero, passatemi questo termine, Adriano, suo cugino. Ecco, questa moneta è in uno stato di conservazione, a proposito di conservazione abbiamo visto la retta d'Italia al 70%, questo sesterzo al 35%, vale una retta d'Italia al 70%, ecco, mi spiego un po' meglio, chiaramente i numeri, proprio perché non usiamo aggettivi che confondono, non si può paragonare epoche diverse così lontane tra di loro uniformando i parametri di qualità. Uno sesterzo romano può essere in qualità assoluta al 40, al 45, non esistono i 70, gli 80. Ecco. Il 100 serve per fissare il prezzo, ma poi ce n'è sempre una logica nell'ambito di quello che è il suo valore. Sul rovescio questa moneta ci presenta la Felicitas con questo bellissimo elemento, il caduceo e la cornucopia, e guardate qui, SPQR, Senato Populosche Romano. Guardate che meraviglia, Romanus, guarda che roba, SPQR, la mettiamo per favore nella nostra telecamera di precisione, perché mi metti per favore per primo il rovescio, perché stavo notando una cosa, vi confesso che lo faccio in diretta con voi, siamo in diretta fino alle 24, fino alle 00, fino a mezzanotte, chiamatela come volete. Qui c'è una bellissima raccolta di banconote, però qui il tempo corre e noi siamo a vostra disposizione, quindi se c'è qualche interesse sulle banconote cercherò poi di presentarvele, ma immediatamente io cambio ritmo quando voi mi date indicazioni. Ma io stavo ammirando questo sesterzo di Traiano tra l'altro offerto a 2.215 euro, qualità 35%, qualità superiore, lotto numero 4. Mi dai tutto il primo piano che riesci a darmi, Alberto, per favore? Guardiamola insieme questa moneta.
Mamma mia, mamma mia. La compro io questa moneta. Alberto, la compro io. Allora, una leggenda incredibile. Posso dire, lo dico senza vergogna. La scopro con voi in questo momento. Voi lo sapete, le commentavo con tanti cari clienti o amici che ho visto settimana. Io cerco sempre di concentrarmi molto, di studiare molto le monete, soprattutto quando le monete sono uniche come le monete antiche, perché sono tutte una diversa dall'altra. Vi confesso che lo Stock Amadeus, la preparazione di questa iniziativa imponente, mi ha portato via del tempo, e quindi questo sesterzo l'ho ammirato sul diritto, ma non mi sono concentrato su quello che è il rovescio incredibile, dove sulla leggenda corre scritto per esteso, e io non l'avevo mai visto, Senatus Populosque Romano. Quella SC che normalmente si interpreta come Senato Populosque Romano, addirittura su questa moneta è incisa, è colpita, è coniata su tutto il contorno della leggenda. Il lotto numero 4 a 2215 euro, con quella deliziosa frattura di conio che è la martellata che è sui sesterzi normalmente tende e può succedere molto spesso alla moneta a dare l'apertura, no? Una piccola frattura, ma viene a meno davvero considerando la leggenda. Leggenda che celebra questa moneta come una dei sesterzi più incredibili per particolarità. Io una leggenda così non l'ho mai vista, ve lo dico, e qui mi faccio anche un po' autocritica, perché avrei dovuto prepararmi meglio prima, ma sono tra amici, quindi posso parlarne, come si suol dire, a cuore aperto. 2215 euro questo sesterzo, guardiamolo anche sul diritto in questa immagine, con un Traiano che è, vedete, la leggenda del diritto, questa adesso si spiega anche, ha un carattere piccolo, particolarmente piccolo, proprio il font per gli attenti, no? Perché hanno voluto concentrare nel diritto tutta la leggenda che lo ricorda come imperatore Traiano, Optimo, Augusto, Germanico e tutti il resto, i consolati, il pontefice Massimo e quant'altro. Ma quel rovescio, signori, quel rovescio, se c'è un amico, un'amica, che i sesterzi di Traiano ne ha uno, due, tre, cinque, o soprattutto non ne ha, se c'è un amico, un'amica che stasera davvero vuole acquisire un sesterzio, che potrà dire, e io sono pronto al confronto sempre, se vorrà dirmi una volta e chiamare, segnarselo, quando rivedrà una leggenda di quel tipo lì, è una scommessa, un caffè, lo pago io. Di solito siete voi gentili, quando ci ospitate ad offrircelo, lo pago io un caffè, perché è una scommessa che sono sicuro di vincere. Io un sesterzo con una leggenda così, non l'ho mai visto. È proprio avere una testimonianza in assoluto del mondo romano. Qui, credetemi, non importa, qui posso dirlo, qui Traiano, anche se faccio fatica a dire, è un dettaglio. Poi c'è un volto di Traiano, una figura, un busto fantastico, ma qui è un dettaglio. Qui si tratta di scegliere un sesterzio che è firmato dal Senato per esteso. Senatus Populosque Romanus. Mai visto. Tutti coloro che sono all'ascolto, e so che ci siete, collezionisti di monete romane, non perdano il gusto di avere un sesterzio così potente. Non mi dite c'ero già Traiano, perché non mi interessa. Qui non si tratta di dire ce l'ho un po' meno bello, un po' più bello, la qualità, qui non è la qualità, qui è la particolarità. E queste particolarità, lì mi divertirò io a sgridarvi, scusatemi se vi permetto, le pagherete, perché i rovesci, l'abbiamo detto, andranno a avere valutazioni, ma in realtà la filosofia qual è? Che la moneta con delle caratteristiche, parliamo di monete antiche, perché le monete dell'Ottocento e del Novecento sono allineate, possono essere di qualità migliore o,
o minore, ma sono allineate come tipologia. Le monete antiche sono degli unicum e le monete con delle caratteristiche differenti che le rendono dal punto di vista economico di valore superiore vi verranno vendute e offerte, anzi voi acquistate se avete piacere, a un prezzo superiore. E quel prezzo non sarà un'intuizione del mattino, ma sarà un catalogo che l'andrà a definire nero su bianco. Quindi stai aspettando il nostro funzionario già che ti deve portare una moneta romana che hai prenotato, stai aspettando di andare in negozio a Milano, a Torino, a Roma, a Verona, dove vuoi, per andare a vedere una moneta, sesterzio di Traiano, posso dire, sesterzio, ma dove, avessi sesterzio del Senato, a firma del Senato così imponente da scegliere immediatamente. Pazzesco. 2000, sì, 2215. Mamma mia. Non si perda questo sesterzo. Non mi fate fare i nomi e chiamarvi a fare l'appello, perché l'appello non ho voglia, non voglio farlo, ci mancherebbe, poi è sgarbato, poi scherzo. Ma mi avrebbe voglia veramente di chiamare qualcuno e dire dove siete su 2215. Bene, andiamo avanti, perché voglio mostrarvi anche un aureo di Traiano, a dimostrare come si concretizza la possibilità, me lo vai a mettere già nella, come si concretizza la possibilità di stasera, una serata speciale, dovrebbe durare tutta la notte per poter, però non è voi che mi seguite, lo so che siete affezionati, ma sono io che poi a un certo punto svengo sul telefono, sul tavolo. Allora, aureo di Traiano. Allora, un aureo di Traiano questa sera a dimostrazione di come si possa assolutamente vedere a casa senza nessun tipo di impegno, di onere, un aureo romano con una quotazione, mamma mia, sotto i 10.000 euro. Sono state confermate. Un aureo romano, sì, dimmi, scusa Cristina. Sono state confermate le due lire del cinquantenario. Complimenti. Signora Franca, mi fa piacere, perché una moneta, ho speso giustamente l'energia che meritava, perché una moneta. Signora Franca, la collezione dell'impero, la collezione dell'impero, quelle quattro monete della serie imperiale. Allora, visto che credo debba ricevere poi una visita del nostro funzionario, con cui già quindi ha nostro. Allora. Allora, guarda, poi torniamo su Traiano. La signora Franca, giusto? Sì. Signora Franca, ogni tanto mi permetto di così dare qualche suggerimento in più. Allora, il 2 lire del cinquantenario è una moneta che sicuramente ci porta a quel percorso di commemorazione del 1911. Allora, cara signora Franca, visto che c'è una possibilità interessantissima, cioè quella per cui, raggiungendo una quota non impossibile di 1.000 euro appena, che poi uno decide se acquistare, attenzione, perché la conferma non è un acquisto, ripeto, vale, questo discorso vale per 1.000 euro, vale per 100.000 euro, vale per la vetta, come vale per l'ultima moneta da presentata. Allora, qui c'è una serie completa del 1936, cioè quella serie, ultima serie importante del Regno d'Italia. Perché dico ultima serie importante? Perché poi non si conia più con metalli nobili, si conierà con l'acmonita, che è l'acciaio nazionale. Noi abbiamo questa sera, signora Franca, il 20 centesimi, il 50 centesimi, la lira e il 2 lire impero. Allora, lei ha la possibilità, se ha piacere, di vederle tutte e quattro, senza impegno. Il 20 centesimi costa 820 euro, ci vanno 730 euro per il 50 centesimi, solo 700 per la lira e 500 per il 2 lire. Allora, posso darle un consiglio, una telefonata ancora alla Cristina pronta ad accoglierla.
se le faccia portare in visione. In omaggio, se poi deciderà di sceglierne anche soltanto a questo punto un paio insieme al Due Lire, l'album per raccogliere queste monete. Perché qui in questo album, glielo faccio vedere, potrà andare poi a inserire pian piano le monete che le verrà piacere di scegliere o che magari ha già scelto. E allora, perché no, guardi un po', le faccio vedere la pagina dedicata alle monete, vediamo se la trovo, dell'aratrice, eccola qua, cinquantenario. Allora, eccolo qua, il luogo dove andare a collocare il Due Lire, nella sua taschina che le verrà data, pronta ad accoglierlo. E poi magari in una pagina successiva, pagina completa, tutta la serie dell'impero. 2750 tutte e quattro le monete dell'impero, ma io do facoltà, non ho voluto creare, anche se è un peccato separarle, un blocco. Chi le vuole vedere tutte e quattro, il consiglio quale do? Alla signora Franca, per una priorità ancora di qualche istante, se ha piacere, perché mi ha fatto piacere salutarla e saperla con noi. Ma per chi volesse, queste quattro monete, fatemele portare tutte e quattro. Fatemele mettere sul tavolo tutte e quattro. Andate a far così, guardate che meraviglia. Prendo la lira è molto particolare, con questa aquila che è di fattezze romane, le aquile legionarie, 1936, anno 14 della fascista. La lira d'argento. Oppure, signora Franca, se magari tutte e quattro le sembrano un po' eccessive, anche solo nella conferma, ancorché ripeto che la conferma non la impegna in nessun modo nell'acquisto, questo lo dico per tutti, così come poi una volta che decidete di acquistare qualcosa potete anche pagarle a rate, come decidete voi e come vi è comodo. Vado a posarla, Alberto, perché voglio fare un'ultima piccola provocazione alla signora Franca. Avendo scelto il Due Lire del cinquantenario, scelga almeno il Due Lire dell'impero, così almeno da avere una piccola collezione nella collezione, cioè quella delle Due Lire, perché quella del cinquantenario commemora i 50 anni del Regno d'Italia e questa invece va a celebrare, in qualche maniera anche a commemorare, rimaniamo sempre Vittorio Emanuele III, l'essere imperatore di questo Vittorio Emanuele III. Bene, questa signora Franca a 500 euro la può confermare tranquillamente e magari cominciare a dire ma faccio una piccola raccolta nella raccolta, cioè i Due Lire. E poi magari quando avrò voglia, se avrò voglia, farò la lira. E ognuno decide poi il percorso come ritiene più vicino alle proprie attitudini. Bene, andiamo a Franco. Una in più da vedere, sempre meglio di una in meno, dico io, no? Soprattutto, questo insisto, con chi già ha un appuntamento previsto con il nostro funzionario. Deve venire a portarmi una serie di monete che avevo confermato 10 giorni fa. Devo fare un salto in negozio, stasera ho confermato delle cose, fatemene portare uno in più. Guardate che davvero, ma non avrei motivo se non fosse così per dirlo, a voi non costa nulla, avete una chance in più, magari vedete due monete, avete confermato una, vi viene portata a casa, non vi convince, allora è meglio avere, come si suol dire, un piano B. Ce n'erano tre che mi piacevano, scegliene tre e poi quando sono a casa, se ti fa piacere le prendi tutte e tre, se non ti fa piacere ne prendi due, se ti fa piacere ne prendi una, o magari non ne prendi nessuna, perché c'è anche quell'opzione lì, E perdi la vetta d'Italia in questo caso qui. In una serata così, alle 23:20 ci siete tutti, una vetta d'Italia a 13:07:50, registratevi la puntata, perché una vetta d'Italia a 13:07:50, Non è che ci saranno possibilità ulteriori di scegliere al 70% di qualità Bolaffi a 13,750, a 1.375 al mese, per fare un esempio per chi volesse fare un'acquisizione su un periodo relativamente lungo ma senza dover ricorrere a finanziare finanziamenti. Ho bisogno di 2 anni e mezzo per pagarla, abbiamo i sistemi, abbiamo gli strumenti per cui con qualche centinaio di euro al mese uno si va a cogliere e accogliere la più grande bella moneta del Regno d'Italia. Lo dico sempre con coerenza, non è la più rara. Ci sono monete che per storia, per tirature sono più rare,
ma difficilmente, al di là che poi è sempre soggettivo, ci sono monete più belle. Non è un caso che questa moneta abbia vinto tutti i concorsi di bellezza più importanti che siano stati fatti a livello numismatico. Bene, allora, le due lire del cinquantenario in conferma, eravamo su quel sesterzo di Traiano, davvero lo lasciamo tornare nei cavò e poi volare in giro per l'Italia? Davvero? Guarda questo sesterzo di Traiano, ricordo, a 2215 con il rovescio Senato Populosche Romano. Senatus Populosche Romanus. Io non l'avevo mai visto. E io credo che, non so quando lo rivedrò. SC, sì, SC sui sesterzi l'avete visto sempre. Senato Consulto, per volontà del Senato. Ma SPQR, per esteso, Senato Populosche Romanus, non l'abbiamo mai visto. SPQR, certo, ma non Senato Populosche Romanus. Boh, non vi piace, non vi interessa, siete distratti, perdetela, guai sia, non è mio compito imporre nulla, ma mi stupisce fortemente questa cosa. Io credo che sia un qualcosa di davvero sprecato, passatemi il termine, non valutarla questa moneta. È qualcosa di sbagliato non valutarla. Guarda i capelli di questo Traiano, l'immagine di questo Traiano. Questo volto così forte. Qui siamo nel 117, ultimi anni di vita. No, l'abbiamo messo anche nella mia mamma. Bellissimo. È bellissima la leggenda. È una leggenda in un carattere più piccolo, proprio perché hanno voluto lasciare poi il rovescio perché ci sia Senato Populosche Romano. Bellissima. Ma fatevela portare a casa, vedetela, incuriositevi. Senato Populosche Romanus. Ha una patina di questa moneta, è fantastica. Fantastica. Moneta che veramente è offerta sul mercato internazionale a 3.500 euro. A 3.500 euro. La viene scelta comunque. Fatevela portare a casa, valutate le grandi monete, poi decidete se comprarle, ma non arrivate secondi. Guarda la statua. Andiamo a vedere l'aureo di Traiano anche. Perché? Perché poi il ritratto di questo Traiano è fondamentale. È stato gentile a chiamare, va bene. 101-102 d.C., invece siamo all'inizio del percorso di Traiano. Rifate i numeri perché abbiamo tutte le linee alzate, quindi adesso se ne è liberata una, rifate i numeri, vi richiamiamo noi, lasciateci una traccia e noi ci siamo. Ma su quel Traiano io poi non ho seconda possibilità di portarvelo, perché ho già in mente chi poi dei nostri funzionari ci dirà: Lorenzo, ho visto una moneta in televisione venerdì sera, lunedì, dammela perché voglio portarla al mio cliente, perché gli regalerò Senato Populosche Romanum su nel suo intero. Ma l'aureo di Traiano che ho disponibile, andiamo a vederlo, perché qualcuno oggi potrà tranquillamente accedere al grande livello di collezione degli aurei grazie alla presenza di un aureo che offerto in qualità, lo vedete, con qualche segno di tempo, ma che non ha assolutamente deturpato il volto fiero. E qui lo vedete all'inizio, avete visto la differenza anche stilistica? All'inizio c'è un Traiano più rude, più soldato, questa moneta è del 101. E poi invece sul sesterzo siamo a fine impero, lui è più garbato nei tratti, passatemi il termine. E questo è un soldato. E allora sul diritto troviamo il volto dell'imperatore Cesare Traiano, Augusto Germanico, e sul rovescio, signori,
anche qui un grande, una serata davvero di grandi possibilità, perché abbiamo l'imperatore. L'imperatore intanto ha l'egida sul collo. L'egida è la pelle della capra maltea, quindi già una presenza particolare. Sul rovescio, Ercole, stante di fronte su un altare, col capo coperto dalle fauci del leone e con la mano destra solleva la spoglia del leone e la clava con la sinistra. Allora, l'aureo di Traiano, 25% di qualità, 9.630 euro, il lotto numero 3. Potete accedere al grande mondo degli aurei romani, ma non con un aureo qualunque, scusatemi, con tutto il rispetto per tutti gli imperatori romani, ma addirittura con un aureo di Traiano. Ma non con un aureo di Traiano qualunque, addirittura con un aureo di Traiano con Ercole sul rovescio. Con Ercole sul rovescio. La forza di Traiano affiancata alla rarità e alla bellezza di un grande Dio, Ercole. 9, 6 e 3. Mamma mia, allora, facciamo così. Sì. Allora, proseguiamo. Allora, parliamo di banconote. Allora, poi vi faccio vedere una bella collezione di banconote, ma voglio fare una piccola sorpresa, und provocazione, a qualche nostro collezionista. Perché abbiamo due banconote cosiddette, della collezione della Repubblica Italiana. Le vedi bene, Alberto? Che ci riportano a un esemplare. Cosa è, giro un po' così? Così. Così. Ok. Un esemplare curioso, unica tiratura, con questo taglio inteso come valore nominale, perché pensate. Abbiamo disposizione, vuoi che la prendo io in mano, te la giro da qualche parte? Cosa faccio, Alberto? Non c'è. Pensate, sì, direi che vabbè. Se no la sposto un po' più in qua, dimmi tu. No, va bene? Allora diamola, dai. Diamola. Guarda qui, 20.000 lire Tiziano. 20.000 lire Tiziano. 20.000 lire Tiziano. Signori, siamo nel 1975, la Banca d'Italia emette un taglio di banconota curioso, non è un 5.000, non è un 10.000, è un 20.000, ma 20.000 lire è un taglio assolutamente scomodo, non è poco, non è tanto e quindi viene immediatamente abbandonato. Infatti, come voi sapete, ci fu soltanto un 20.000 lire. Questo 20.000 lire Tiziano del 1975, qualità 90%, quindi qualità assoluta, praticamente fior di stampa, viene proposto a 990 euro, il lotto numero 26. Un quadro, 9,90 per il biglietto di banca da 20.000 lire Tiziano del 1975, colori anche, come posso dire, in questa scala di marroni tenui, allo stesso tempo forse anche un po' troppo pacati, insomma una banconota che non ebbe un grande successo, ma il suo insuccesso nel gusto e nell'utilizzo è un po' la sua forza e la sua fortuna, perché pochi esemplari si sono conservati. Questo esemplare è meraviglioso, al 90% di qualità, a 990 euro. Chi sta facendo la collezione di banconote non perda assolutamente questa opportunità, e quindi questa è la prima banconota che vi volevo mostrare. Seconda banconota, e qui adesso mi arriva
una bella sgridata. Mi arriva una bella sgridata perché c'è un amico che ho salutato personalmente ieri pomeriggio che mi ha detto quello che capita normalmente, non ti fa vedere più per un bel po' di tempo perché io le mie cose le ho scelte. Però, è davvero, qui sono in assoluta buona fede e mi deve credere perché conoscendomi non può che saperlo, perché se l'avessi avuta prima gliel'avrei portata. Signori, quello che vediamo è un titolo provvisorio degli anni 40. Questo è il titolo provvisorio da 10.000 lire del 1945. Che cosa sono i titoli provvisori? I titoli provvisori sono quelle banconote che furono coniate appena finita la guerra, perché c'era bisogno, l'inflazione molto alta, di tagli molto alti che non erano disponibili. Cioè esistevano soltanto i 5.000 lire. Il risultato qual è stato? Il risultato è stato che viene in grande fretta e furia approntato un 10.000 lire sul modello della Banca d'Italia. Chiedo scusa, erano 1.000 lire i tagli superiori. Vengono fatti quindi 5.000 e 10.000, approntati sul modello degli assegni della Banca d'Italia. Vengono fatti, poi vengono sostituiti da altre banconote e questo che ho disponibile questa sera, pensate che è il 10.000 lire, cosiddetto appunto titolo provvisorio. Ah, molto bene, chi posso salutare? Un signor Marco che andrà a Verona. Grazie signor Marco e complimenti, sono molto contento perché il sesterzo di Traiano è una moneta che, l'ho detto prima, in tempi non sospetti, quindi non è che adesso uso, come si dice, superlativi assoluti. Ecco, signor Marco, giusto? Sì. Signor Marco, tra l'altro mi stia ancora un attimo in linea, se ha piacere, perché sulle monete romane ci torniamo un istante, proprio perché... Visto che va in negozio a guardare quel Traiano, magari l'aureo e magari i due denari che adesso le mostro. Ma volevo concludere su questo titolo provvisorio, sapete perché? Perché questo titolo provvisorio, numero 51 del catalogo Bolaffi, questo lo dico a vantaggio soprattutto di chi già sta facendo collezioni e quindi li identifica facilmente, è al 25% di qualità, quindi in un rapporto qualità-prezzo pazzesco, straordinario, incredibile, giusto. Allora, poi mettiamolo da parte, poi ne parleremo a luglio, a settembre, quando volete, ma io un titolo provvisorio da 10.000 lire, la numero 51 di catalogo, col 5.000 lire fa la coppia dei titoli provvisori della Repubblica, offerto, molto rara questa banconota, a 2.445 euro, il lotto numero 25, banconota che, lo dico proprio per onestà intellettuale nei confronti di chi ci sta seguendo, c'è stata una bella conferma la settimana scorsa di un esemplare al 50%, se ben ricordo, al 40%, quindi con cifre decisamente superiori, ovviamente aveva un colore molto più brillante, aveva il suo giusto e meritato 40, 45, 50, non mi ricordo, mi perdonerà se l'ascolto. Ma questo 25% in una collezione di banconote, laddove il percorso di completamento chiede e richiede le grandi banconote che mancano, e io lo so che mi sta sgridando, starà sorridendo, starà dicendo questo qui è un diavoletto tentatore, ma io stamattina per primo sorridevo quando ho avuto disponibilità, perché questa banconota è appena arrivata, l'avessi avuta, scusate, ma disponibile anche la settimana scorsa, l'avrei portata la settimana scorsa, ma io purtroppo ne ho avuto, per fortuna, disponibilità solo in questo momento. Quindi ben venga la possibilità di scelta. Quindi, allora Alberto, mentre sei qua ti faccio fare un viaggio, mi porti questi due denari nel nostro... Mettimeli anche a fianco, tanto sono piccoli e abbiamo possibilità di camera, perché volevo, mentre aspetto un cenno su questa banconota, sul titolo provvisorio da 10.000 lire, chi sta facendo, chi ha già confermato e acquistato le collezioni di banconote della Repubblica, sappia essere attento sui titoli provvisori, perché sono banconote molto rare e ve lo vado a mostrare sul catalogo. Allora, catalogo 51, mamma mia com'è difficile, guardate, un classico del mio lavoro è quello di incontrare un collezionista, di sentirsi dire non ti far vedere più per mesi, anni, perché adesso abbiamo fatto già tutte
le scelte che dovevamo fare, e sembra proprio una legge, non so se si possa definire legge di Murphy, il giorno dopo c'è sempre un pezzo giusto. Io quando ho i pezzi giusti li presento. Questo è il titolo provvisorio, ne abbiamo visto uno in qualità superiore alla media la settimana scorsa, due settimane fa. Questa, la qualità media espressa di catalogo è 30%, rarità molto alta per questa banconota. Avere un 25% lo so, però è giusto, è fondamentale. Una banconota, tra l'altro, che per essere un 25% si presenta davvero in maniera magnifica e dal vivo ancora di più. Io aspetto solo un cenno per metterla in cavò e poi presentarla al collezionista che la saprà confermare, al collezionista che la saprà confermare quando vorrà lui, quando dirà lui, è sempre giù Cascaselle, quando me lo dirà, spero non aver fatto una gara, però davvero, allora, monete romane, signor Marco, verrà a vedere il nostro sestezzo di Troiano, il sestezzo di Troiano che ha appena presentato. Allora, a proposito di grandi, Alberto, ti devo fare un corso di storia, perché ti devo ricordare, no, scherzo, l'ordine cronologico, perché nella linea del tempo, a sinistra e a destra, no, sto scherzando, abbiamo due denari, no, lasciali, ci mancherebbe, si vedono talmente bene che non li muoviamo. Abbiamo, signor Marco, due denari romani, lo dico, signor Marco, così in priorità perché ha saputo confermare quel bellissimo sesterzio. C'è l'aureo anche di Troiano da vedere, ma guardi questi due denari romani. L'argento di Nerone e addirittura quello di Giulio Cesare. Ecco la battuta, adesso l'avete capita, sulla linea del tempo Giulio Cesare lo immaginavo a sinistra. E comincio proprio con Giulio Cesare. Giulio Cesare, signor Marco, ci porta alla notte dei tempi, ci porta al pensi, 43 avanti Cristo. 43 avanti Cristo significa l'anno dopo le Idi di marzo. Giulio Cesare è stato assassinato per mano, giustamente, come la storia ci ricorda, dei congiurati guidati da Bruto, e l'assassino di Giulio Cesare innescherà un meccanismo senza ritorno. Quel meccanismo si chiama impero. Gli attori in campo, quando ci fu nell'immediata successione all'assassinio di Giulio Cesare, furono tre in particolare. Uno si chiamava Ottaviano Augusto, il futuro imperatore, l'altro si chiamava Lepido, e il terzo si chiamava Marco Antonio, che questi tre avevano formato un triumvirato, chiamiamolo così, che si approntava a governare l'impero romano. E questo diciamo patto venne meno e colui che emerse fu Augusto, che divenne il primo imperatore. Marco Antonio, prima di lasciarsi affascinare da diciamo capacità di convincimento di Cleopatra, fece coniare proprio come triumviro una moneta dedicandola a Giulio Cesare, per far proprio sentire lo stretto legame con Cesare stesso. Quella moneta, signori, è quella che avete in questo momento nei vostri teleschermi, e dimostrazione ne è il diritto col volto di Giulio Cesare e il rovescio proprio col volto di Marco Antonio. Quel Marco Antonio che poi, appunto, rapito da Cleopatra, insomma, dal progetto che con Cleopatra aveva portato avanti di ripristinare il grande regno tolomaico, di spostare ad Alessandria la capitale dell'impero romano, poi in realtà incontrò il muro di Ottaviano Augusto nella famosa battaglia di Azio, e sconfitto tornò in Egitto e si suicidò poco dopo anche Cleopatra. Questo denaro è una qualità meravigliosa, un 35%, viene proposto a 5.635 euro, uno dei denari
più rari di tutta la collezione delle monete romane. Non so il nostro signor Marco, che ha confermato il sesterzo di Traiano, se ha già conoscenza dei nostri cataloghi, della nostra collezione. Questo è il catalogo delle monete romane che troverete nei nostri negozi, poi chiedeteci, ve lo possiamo inviare anche a casa. Ed è un catalogo che racconta le monete e le racconta dando poi indicazione anche di questi fatti e di queste rarità. Eccolo qua un aspetto fondamentale quando si parla di qualità. La qualità media dei denari di Giulio Cesare si attesta intorno al 25%. Questo esemplare, ancorché già in qualità superiore del 35%, si porta in più l'immagine di Marco Antonio sul rovescio, che non si va a pagare un centesimo in più qualora si decida ad acquistarlo, perché ricordo, e lo dico ancora un istante con la conferma di Gentile Amico che ha saputo scegliere il sesterzo, lo vada a vedere e poi anche per il gusto di conoscere queste monete, tanto più se è un percorso nuovo. E poi a fianco di questo Giulio Cesare abbiamo disponibilità di un altro denaro d'argento, di un'altra importante moneta. L'immagine, il volto è inequivocabile e identificabile anche a migliaia di chilometri di distanza, si dice, no? Il volto di Nerone, il volto di Nero Cesare Augusto, quell'imperatore che viene, se parlavamo di triumvirato con Lepido, Marco Antonio e Ottaviano, qui parliamo dei quattro pazzi imperatori, quindi Nerone, e poi insomma Caligola, e poi Commodo, insomma Nerone. Ma Nerone sicuramente è un personaggio molto interessante proprio dal punto di vista storico e anche dal punto di vista numismatico, monetario più che altro, perché introdusse un'importante riforma, modificò pesi, dimensioni delle monete, seppe cambiare e stravolgere il sistema monetario romano. E poi insomma la storia lo sta un po' rivalutando, anche questo discorso dell'incendio di Roma, insomma, bisogna un po' ripensarlo. Ecco, questo denaro di Nerone ci porta a un'epoca meravigliosa, siamo 64-65 d.C., Nerone è già nella fase, insomma, un po' autocelebrativa, diciamo così. Sul diritto il volto di Nerone, sul rovescio una figura molto interessante da trovarsi sulle monete di Nerone, non la Salus che normalmente accompagna i rovesci delle monete di Nerone, quindi le rende un pochettino più comuni, ma addirittura quel Giove custode che praticamente va in qualche maniera a custodire, grazie Alberto, a custodire in terra dall'Olimpo il percorso stesso di Nerone. Il denaro di Nerone, lotto numero 2, 30% nella qualità, 1650 la richiesta. È davvero una richiesta molto interessante, molto bella per una moneta che ci riporta alla storia più antica, quella del mondo romano, collezioni veramente a livello mondiale, museali a tutti gli effetti. Allora, ancora un piccolo suggerimento, consiglio, con una nota che le scriverò di pugno, caro signor Marco, se ha piacere, chiaramente vale per tutti in conferma ancora libera questa moneta, io mi permetto ogni tanto di dare qualche priorità, ma proprio perché è un vantaggio, io lo dico sempre, lo ripeto, già che devo vederne una, ne vedo due, ne vedo tre, mi faccio anche un'idea, mi faccio un'esperienza, una cultura, scelgo un sesterzo e poi scopro che un denaro mi dà più emozione, mi piace l'idea di sviluppare la collezione di denari, mi piace quella dei sesterzi, l'unico modo è accoglierli in visione, non costa nulla, è per voi un vantaggio, per noi un piacere, è il nostro mestiere. E poi quell'aureo di Traiano che ricordo con sicuramente vissuto come stato di conservazione, perché è oggettivo un 25%, ma è una moneta circolata per l'impero e ha un volto di Traiano assolutamente feroce, quasi non gli si addice, per poi quello che fu un imperatore invece rappresentato in maniera più fine, più lineare, più garbata quasi, ma qui siamo proprio all'inizio del suo regno e quindi lui si presenta così con me, come un grande mastodontico soldato. E la presenza dell'egida sul collo è un altro particolare. Questa è una moneta, signori, che fosse stata in qualità 50%, avrebbe avuto, ne sono certo, un sacco di conferme
perché poi la presenza di Ercole sul rovescio eleva ai massimi. Ma il 25% non è accontentarsi, è scegliere nella giusta qualità, ma con un'attenzione incredibile al prezzo. 9.630, un Audi romano sotto i 10.000 è già qualcosa di meraviglioso. Avete comprato delle croste spendendo più di 10.000 euro. Qui parliamo di un Audi romano, con tutti i vantaggi di crescita nel tempo che hanno queste monete. In più, con un rovescio particolare, con un diritto particolare e nella giusta, il giusto prezzo, perché le monete, non vedete, quello è, 25% è quello che lo offriamo. Vederle non costa nulla, io le vedrei tutte e tre. Allora, ancora un cenno, poi torniamo su due o tre cose. Sui due battesimo, perché poi davvero avete scritto anche, ma io devo fare dei pensieri, degli omaggi, Polaffi, mi dai un aiuto? 10 euro battesimo di Papa Francesco, due monete d'oro, di qualità 100% assoluta, fior di conio, con un'immagine bellissima sul diritto, quella di Papa Francesco, sul rovescio, il Cristo. Ce l'hai un'immagine già di repertorio? Anche non ce l'abbiamo, volevo solo far vedere. Vabbè, ce l'ha, esatto, il volto di Papa Francesco. 500 euro per l'esemplare alla sinistra, eccolo qua, con il diritto l'immagine di Papa Francesco. 500 euro l'esemplare del 2015, lotto 24, e poi abbiamo anche il 2014, che è il primo anno di coniazione del battesimo, con questa immagine col capo chino di Gesù Cristo che viene battezzato con la richiesta di 510 euro, 10 euro in più soltanto per il battesimo del Cristo, il lotto numero 23. E cofanetti originali, scatole originali, distinguetevi anche nel farvi i regali, sappiate farvi apprezzare. 500 euro si spendono davvero per un qualunque oggetto, neanche troppo, se vai su insomma, non voglio fare nessun esempio, ma nell'elettronica si mangia cifre di quel tipo lì per un oggetto che diventa obsoleto il giorno dopo. Pensate a fare un battesimo, a regalare una moneta d'oro autentica, garantita, certificata, con tutto, con un bellissimo richiamo proprio al battesimo del Cristo. Matrimoni, comunioni, cresime, sono sempre di grande apprezzamento. Io non ho sentito conferma sul 10.000 lire Banca d'Italia, lotto 50, catalogo 51 della collezione di banconote al 25% di qualità. Questa non pensate di poterla rivedere, sapete perché? Io mi scuso, oggi volevo presentare anche una collezione di banconote, dei lotti, ci torneremo, ma non ho avuto il tempo. Ma siete in tanti ad aver cominciato le collezioni di banconote e giustamente state cercando gli esemplari più rari, perché avete capito che gli esemplari rari non bisogna dimenticarli. Allora, amico mio, amici miei, questo è il titolo provvisorio al 25%, al 40% hai detto che non andava bene, al 30% non andava bene, al 10% non esiste perché sarebbe strappato. Allora è chiaro che sembra il momento, quando è il momento giusto, quando c'è la banconota. Poi soprattutto chi ha già rapporti con Polaffi, chissà che può bloccarlo e poi dice però dobbiamo vederci fra un po', quando ci sono richieste così mirate. Non confermarle è l'unico errore. Io non posso prendermi la libertà di mettere da parte un oggetto su mia spontanea indicazione e volontà, non sarebbe corretto. Anche col cliente che conosco da 30 anni non mi prendo quella libertà, ma mi sento di suggerirlo. Perché? Perché l'avessi avuto nel momento in cui ho incontrato quel cliente, l'avrei presentata immediatamente. Queste mie parole siano di stimolo per chi appunto questa banconota è una delle poche che mancano, e sia di stimolo ulteriore per chi invece sta cominciando e ha capito che le grandi rarità si scelgono subito, subito. Allora, quanto abbiamo? 10 minuti. 10 minuti, io voglio assolutamente tornare sulla vetta d'Italia, perché ne faccio una punta d'orgoglio, su quel 40 lire di Carlo Felice, perché ne faccio una punta d'orgoglio. Dammi le immagini, per cortesia, che abbiamo, sì, eccolo qua, abbiamo un 100 lire vette d'Italia, uno dei 5.000 esemplari coniati, la moneta, uno dei
400 lire di Vittorio Emanuele III, di grande modulo, il più ricercato dal punto di vista stilistico, moneta che veniva venduta già a 400 lire al momento dell'emissione. Questa sera, grazie allo Stock Amadeus, mi dai l'immagine, ce la fai a mettere appena finisce il crawl, questo importante incarico che Bolaffi ha avuto di collocare sul mercato questo stock di monete del regno a condizioni veramente vantaggiose. E se non è condizioni vantaggiose una vetta d'Italia 13,750 in questa qualità, signori, non so più cosa dirvi. Se non è in grande vantaggio una vetta d'Italia con una patina intatta, con una qualità che indicare 90% non avrebbe avuto nessun sgarbo, e questo ve lo dico e me ne assumo la responsabilità delle mie parole, perché è una moneta che non ha un segno, non ha un graffio, quindi sono stati molto conservativi i nostri periti, a 13,750, che poi se decidi di comprarla te la paghi anche in 2 anni, magari perché accedi alle nostre formule di pagamento lunghe, in 3 anni, perché si può fare tutto, ma scegli una moneta favolosa, una moneta incredibile, un punto di arrivo di qualunque collezionista, e fallo diventare un punto di partenza. Magari farlo diventare anche partenza e arrivo, perché scegli una sola moneta, ma scegli la vetta d'Italia. La vetta d'Italia. E poi un'altra moneta che mi ha colpito nella vostra, ancorché ci sono state tante conferme, non posso che ringraziarvi, è il 40 lire. È il 40 lire di Carlo Felice. Quel 40 lire di Carlo Felice a 2,560, al 40% di qualità, è anche questo. Meritava, è il primo 40 lire coniato in Italia, anzi scusate, è il primo e l'ultimo, perché del Regno di Sardegna, quindi del Regno, che poi quello sarà il Regno d'Italia, perché Carlo Alberto lo sostituirà poi con un 50 lire, è in qualità elevatissima, mi dai anche il rovescio per favore, e l'abbiamo in offerta a Stock Amadeus a 2,560. L'Aquiletta a indicarci la Losanga, la zecca di Torino, non ha un difetto. L'unico difetto che ha è che lo state così dimenticando. Mancano 7 minuti. Lo Stock Amadeus avrà un ciclo di vita molto particolare. Ci sono monete che vi presenteremo, poi verranno confermate, poi ne arriveranno delle altre. Dovete seguire tutte le nostre trasmissioni. Ma stasera siete i primi, non lo sa nessuno, e l'annuncio verrà fatto nel weekend, e da lunedì poi ci sarete in tanti a concorrere per acquisire queste monete. Un peccato sarebbe, se vi piace, considerando che lunedì potete soltanto poi godere del piacere di averle confermate dicendo io le vedrò e poi decido se acquistarle, perché anche a mezzanotte meno 5, soprattutto a mezzanotte meno 5 uno non decide magari di spendere 2005 o di spendere 12.000 euro o 13.750, ma a mezzanotte meno 5 uno va a dormire tranquillo, si fa il weekend sereno, perché dice io sto partecipando a questo grande evento, allo Stock Amadeus, sto confermando le monete, le sto mettendo da parte, le sto scegliendo per primo, arrivo primo, gli altri aspetteranno. Le guardo, le valuto, poi se decido di non comprarle, chi ha chiamato per la seconda telefonata avrà il piacere di essere accompagnato nella visione. Ma io intanto queste non le perdo. Io non perderei assolutamente la collezione completa del 36. Ricordo, collezione delle 4 monete in nickel del 1936 dell'impero. I collezionisti, l'ho detto prima, i collezionisti di monete del Regno d'Italia, no, e cominciate a collezionare monete del Regno d'Italia. Sono mesi, sono anni che volete cercare e cercate queste monete. Quale occasione migliore? In più vi diamo in omaggio gli album per poterle collocare perfettamente, vi diamo in omaggio il catalogo per poterle conoscere, vi diamo i certificati di qualità, di autenticità con le indicazioni assolute di quelle che sono le qualità, l'autenticità e il riferimento proprio con questa A allo Stock Amadeus, perché ne venga riconosciuto nel tempo proprio la peculiarità.
La signora Franca, che tanto carina, che ha saputo, piace tantissimo quando ci sono le conferme dalle signore, sceglie quel 2 lire del cinquantenario. Si faccia portare anche il 2 lire dell'impero. Faccio una piccola collezione nella collezione. E poi, sapete l'ultima moneta che mi ha... proprio perché, per la richiesta, la vado solo a cercare, perché... Ecco, questa qua è la moneta che mi ha colpito. Perché io vi dico che vi porto uno scudo di Carlo Felice, un 5 lire di Carlo Felice. Non uno qualunque, questo. E vi chiedo 630 euro. 630 euro per il lotto numero 5. Ecco, guarda qui il feltro in incuso. Guarda qui il feltro. Ma guarda che cosa vi stiamo offrendo, a che quotazioni ve le stiamo offrendo questo Stock Amadeus. 630 euro il 5 lire del 1827 di Carlo Felice. È chiaro che se non arriva l'attenzione su questo tipo di monete, gli scudi, poi li avete scelti, gli scudi europei, avete scelto gli scudi italiani anche, ma non mi scegliete lo scudo di Carlo Felice. No, non ci credo, a 630 euro. Ma poi se uno vi dicesse uno scudo di Carlo Felice a 630 euro, uno dice vabbè, ma mi sa che sarà spianato. Questo è uno scudo che state, lo scudo che state vedendo, che va, quando va in conferma, io metto da parte e vi mando questo, non è che ve ne arriva poi un altro. Guarda i capelli, non hanno un difetto, non ha un segno di tempo. Io su questa moneta non posso non rimanere basito, stupito, colpito, meravigliato, perché uno può ponderare i 2.000 euro, ancorché non li stai comprando ma li stai confermando in visione. Uno pondera molto di più i 13.7 della Retta, i 9.000 del S6 dell'Augusto, ma 630 euro per lo scudo di Carlo Felice, scusate, non c'è proprio nulla da ponderare. C'è solo da alzare il telefono, mandare un WhatsApp, un SMS, quello che vi è più comodo, e dire: me lo porti a Milano, a Napoli, a Canicattì, a Cagliari, a Trento, a Venezia, a Taranto, dovunque voi siate abbiamo possibilità di raggiungervi o di accogliervi nei nostri negozi. Un minuto, allora non voglio correre, ho bisogno di una telecamera, ho bisogno di annunciarvi che parleremo di Amadeus con altre monete presenti, facete parte di questo stock, lunedì, quindi appuntatevi dalle 21 alle 24 l'appuntamento con la trasmissione e in particolare con lo Stock Amadeus, ma tutti i nostri appuntamenti, domenica pomeriggio con Alessandro, il martedì con la filateria, il giovedì e il venerdì, insomma il nostro palinsesto lo avete visto, crolla, avete anche il nostro sito internet, scriveteci a tv@bolaffi.it anche per darci qualche commento, perché no, su questa nuova iniziativa, su questa grande opportunità che è Amadeus. E io non posso che ringraziarvi, augurarvi un buon proseguimento, teniamo qualche minuto ancora accesi i telefoni, buonanotte, sogni d'oro e chiamateci.